Ed eccoci in live, ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, con un nuovo appuntamento con i nostri talk serali. L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, sempre alle 8:30 all'incirca, spesso faccio qualche minutino di ritardo, sì, in cui parliamo di attualità videoludica in generale. Qualche volta, come faremo oggi, vedremo dei video e a sto giro aspettavo di vederli insieme a voi perché sono molto interessato anche io, assolutamente. E poi facciamo anche delle altre attività, tra cui alcune partiranno nel se si spera questo mese, ok? Vediamo come va. D'accordo, ragazzi? Quindi, siamo in live su Twitch e su YouTube, stavolta non su TikTok, per una ragione molto semplice, perché mi sono rotto i coglioni, perché dovete sapere che l'app di TikTok Studio, miseriaccia ladra, tutte le volte che si aggiorna poi ti devi rifare l'accesso con il codice QR. A sto giro mi sono rotto il cazzo, oggi niente live su TikTok, non lo sopporto TikTok Studio. E quindi direi bene così, ok? È anche un po' più tranquillo, posso seguire due chat invece di tre. Quindi siamo in live, ragazzi, benvenuti a tutti, benvenuti. Ah, ciao Luigi, buonasera, ciao Deinon, ciao Gabberone, ciao Zanfaus, buonasera. Chris V9, buonasera. Una stella al fianco a nome, che è successo? Ho fatto un danno? No, credo di no. Dovrebbe essere tutto quanto regolare. Ok, sì, ora è sparito. Ciao Italian Ace, ciao Giuseppe, Andrea Gari, ciao Musa. PS, faccio parte dell'elite dei malnati, visto? Sì, ho trovato un nome più che efficace per chi mi supporta su Patreon. D'ora in poi, chi mi supporta su Patreon... Che sottolineo essere il miglior modo in assoluto per supportarmi, perché Patreon è quello che si prende meno percentuali quando fate donazioni o cose del genere, ed è una cosa mensile, quindi diciamo che mi garantisce una cosa mensile e si prende di meno. D'ora in poi è l'elite dei malnati, sappiatelo, siatene consapevoli, e se volete unirvi alla elite dei malnati sapete come fare, d'accordo? Ci sono i link ovunque. Ciao Hunter. Ciao Davide, grazie mille della sub, grazie di cuore, per 16 mesi addirittura, grazie di cuore. Elteo e Elzio Rago, grazie mille dei follow, gente. Doom Twitch, The Wind Rises, buonasera. Qui dopo il TikTok dove ti davano del cane. Ah vabbè, tranquillo, è normale. Però è una delle mie risposte, me lo posso dire da solo per una volta, una delle risposte uscite meglio dell'ultimo periodo. Già, ho avuto l'ispirazione particolarmente in quel caso. Lori Jackrabbit, ciao, benvenuta in chat. Cordix, Liam, Oberon, Luca, benvenuti. Gragnano, Spritz, Onizuka, grazie. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Destiny, Atto Verde, grazie dei follow, gente. Forza Cella, ABC, Creepy Cats, Jaxa, Frankis, Silvio, benvenuti. Sei fortissimo quando rispondi agli Aether, mi fai morire. Ragazzi, questa è... La mia non è una cosa filosofica, è una cosa prettamente utilitaristica. Dovete capire. Siccome gli hater, cioè le persone che rompono il cazzo online ci sono, no? Nonostante tutto non possiamo eliminarle, anche se le banni subito, però il messaggio è arrivato, ho trovato un modo per fare profitto, cioè per diciamo utilizzare in maniera positiva le rotture di coglioni, quindi è così. Genshin Impact, ti piace come gioco? Io non ci gioco perché non mi piacciono i giochi con le meccaniche gacha, ma... Genshin Impact è fatto benissimo, nel senso è un gioco della madonna, c'è poco da dire. Pauser, ciao. Ma sì, Chris, grazie davvero per tutti i contenuti che fai, sei la voce della mia testa e mi accompagni nel lavoro, grazie. Grazie mille, questo mi fa molto molto piacere, ragazzi. Grazie davvero. Sto pensando di prendere Until Dawn versione PS5, avendola appena iniziata in versione PS4, il prezzo pieno pesa parecchio. Guarda, mi viene da dire che tra l'uno e l'altro non c'è uno stacco tale da dire oh mio Dio, devo assolutamente giocare a quello nuovo, ok? Buonasera. Ti sapezzo tantissimo la qualità del tuo microfono. Gli altri ancora oggi non hanno capito che la qualità conta tanto. Vabbè, ma c'è tanta gente che ha un audio molto buono, ragazzi, E poi, vabbè, io faccio il tecnico del suono. Diciamo che per me riesce più facile. La tua console preferita? In assoluto nella storia? Sono stato tanto legato a PS1 perché mi ha aperto tante cose, però... Però in realtà ho giocato principalmente su PC per tutta la vita. To the Moon l'ho giocato, tutto quanto, c'è anche la serie. Madonna che mazzata è stato. Bellissimo, però una mazzata. F Gameplay, grazie del follow. Death Stranding 2 lo prenderò assolutamente, ragazzi. Allora, qualcuno, Hunter, che ha l'occhio lungo, l'ha notato subito. I follower erano più alti ieri, però dovete sapere che periodicamente io...
faccio una passata di una cosa che si chiama Twitch Bot Remover, no? È un tool online anche piuttosto pericoloso se non sai quello che fai, perché potrebbe rimuoverti tipo tutti i follower, devi stare attento. Però è fatto per rimuovere i bot, no? E io lo uso periodicamente dopo che ci sono gli attacchi bot. Qualche volta però succede che non funzioni subito, funziona dopo un po'. E niente, ieri gli ho fatto una passata e ha trovato altri 150 bot, e quindi niente, sono diminuiti i follower. Ma lo faccio, ragazzi, perché voglio mantenere la conta dei follower il più possibile autentica. Nel senso, io non ho mai usato un viewer bot in vita mia, non ho mai usato qualsiasi tipo di bot su Twitch per qualsiasi motivo, niente, zero. Tutto quello che vedete di sub, di follower, di tutto quanto è al 100% organico e autentico, e voglio rimanere così. Sì, il clean up dei bot, assolutamente, sì. Creepycats, grazie mille della super chat su YouTube. I poteri forti. Sì, li sto chiamando in causa un po' troppo ultimamente. Wigo, grazie del follow. Ciao Filippo, ciao Valerio, ben trovati. Secondo Peroni, ciao. Quanto sei buono con quegli occhioni blu. Mi dispiace, ma sono verdi. Nel senso, sì, piacerebbe gli occhi blu, però no. Io sono un bot, però. Ma un bot non lo direbbe, ti ho sgamato. Di cosa ci parli stasera, Mo? Questa sera, a parte la chiacchiera libera, vedremo due gameplay molto importanti, ovvero quello di Metal Gear Delta, che hanno presentato durante il Tokyo Game Show, che ancora non ho visto, e uno uscito da pochissimo, che è l'extended gameplay di Hell Is Us, che è stato presentato durante l'ultimo State of Play. Uno dei giochi che ha attirato di più l'attenzione nell'ultimo State of Play, e voglio vedere un po' di che si tratta. Lupin, scusa un attimo, dov'è? Non vedo il tuo commento precedente, perdonami. Non lo vedo. Ok. Bella live che hai fatto ieri sera come ospite. Ah, sì, ieri sono stato ospite da Nerd Evil e ci siamo fatti una chiacchierata. Non eri tu il bot? Oh, cavolo. Oh no, non dovevo dirlo. Adesso piano piano svanisco nel nulla. Elisas mi interessa molto. Sì, anche a me. Giornalista videoludico preferito? Facile, Jason Schreier, ma proprio senza neanche alcun dubbio. Ho letto i due suoi libri, e a proposito, raga, sta per uscire il nuovo libro di Jason Schreier, e sapete che cosa? È quasi tutto incentrato su Blizzard. Non vedo l'ora che esca, me lo divoro tipo il giorno stesso, appena esce. Nuove pico i nemici col buco in faccia? Sai che non mi ricordo? Però è quella un po' strana. Gianluca Marcon, grazie mille di essere sponsor su YouTube. Benvenuto. E a te fa ancora caldo? Purtroppo un po' sì. O almeno qui in stanza sì. Final Fantasy VII, ho giocato sia il remake che Rebirth. Sta pochi commenti fa. Non lo vedo. Mi sono rincoglionito io? No. Mi dispiace, Lupin, riscrivilo, perché non lo vedo. Mi sono cercato io? Ale, buonasera. Buonasera Chris, buonasera chat, sempre mille complimenti, è bello sapere di poter passare un paio d'ore piacevole di intrattenimento sano e divertente la sera. Ciao Barroga Barga, è un piacere, è un piacere. 404 Rabarba Robo Claude, grazie dei follow, ragazzi. FIFA, cioè FC25, quello che è, non fa per me. Sei buono con quegli occhioni verdi, vengo a San Benedetto addirittura, minchia, attenzione. Ma l'ultimo FIFA che ho giocato tanto è stato il 98. Dici titoli dei libri per cortesia. Allora, aspetta, di Jason Schreier, il primo è Blood, Sweat and Pixel e il secondo è Press Start, e il prossimo che deve uscire non me lo ricordo come si chiama, però se digiti Jason Schreier su Amazon escono tutti, perché sono pochi. Sono notizie sulle mod BG3 per console? Questo non ne ho proprio idea. Se dico Jason Schreier mi parte la capsula sull'incisivo. Ma come? Così? È bastato poco? Va bene, ci sta. È bello, però è anche strano non avere anche la chat di TikTok, stasera non sono in live, però sono abituato ad averla lì e quindi mi ci va sempre l'occhio, e però non c'è niente lì. Lupin, riscrivilo. Grazie al tuo lavoro, Chris, grazie mille. A parte lo youtuber, cosa fai nella vita? Questo, faccio il content creator a tempo pieno.
però continuo a fare il tecnico del suono quando ci sono dei progetti che mi interessano, tipo in questo periodo sto registrando il disco di Amici. Bene, Davone. Mi sono mai giocato a un MMO, oggi è tanto così a scaricare uova, ma poi la mia coscienza mi ha fermato. Allora, ragazzi, come in tutte le cose, no? Per esempio, chi è che citava prima Genshin Impact? Genshin Impact puoi giocarlo anche senza diventare una balena e giocarlo un po' quando ti va, d'accordo? Non è che automaticamente giocare un MMO ti trasforma nel tipo in canotta sudata che sta sempre davanti al computer abbandonando lavoro, famiglia, passioni e tutto il resto, ok? Sì, alcuni fanno così, però in realtà non è una cosa desiderabile né necessaria per giocare un MMO, quindi puoi giocarci lo stesso anche senza effettivamente morire, no? Registi disco di amici tu? No ragazzi, no. Disco di Amici Maria De Filippi. No, grazie. No, sono amici miei e una band con cui ho già collaborato. Lo so dire, non conosco nessuno, voglio tutti un mondo di bene. Perfetto, perfetto. Ciò è lo spirito giusto. San Benedetto è pieno di surfisti hawaiani, confermi. Non ne ho visto neanche uno nella mia vita. No, non è vero, qualcuno sì. Però no, è proprio il surf a San Benedetto è una cosa che ho visto pochissimo. Quindi, tra parentesi, di MMO, quello che suggerisco ormai da molto tempo è Final Fantasy XIV, ma proprio senza dubbio. Cartman Docet, yes. Giocando Final Fantasy Rebirth lo sto trovando fantastica. Ti piace il minigioco Regina Rossa? Sarebbe un gioco a parte, lo comprerei subito. Io l'ho giocato Rebirth e Regina Rossa sono arrivato, credo, fino in fondo. Di Rebirth ho fatto quasi tutti i contenuti che c'erano nel gioco. Me lo sono spolpato tutto quanto. È un gioco molto bello. A me però è stato sulle balle per certe cose tecniche. Nel senso che sanno proprio di vetusto. Tecnico del suono di Danny Metal, confessa. No. Purtroppo no, devo dire. E se continui così, disattivo gli abbonamenti a Netflix, Prime Video e Co. Perché che è successo? Che ho fatto di male? Io non voglio male a quelle aziende. Perché ti dovrei spingere a fare una cosa come questa? Quindi sì. Space Marine 2 sì, e l'ho giocato su GeForce Now. Rispetto a PS5 senza dubbio meglio. A patto che la connessione sia buona, però. PS5 Pro, come la vedi? Non la comprerò io. Assolutamente no. Non ne vedo il beneficio. Anche se alla fine si dovesse scoprire, dopo i test sul campo, che il prezzo è giustificato dall'hardware e ci sono tanti giochi che ne beneficiano, onestamente non mi interessa, ragazzi. Troppi, troppi soldi. Troppi soldi comunque. Perché la sera guardo solo i tuoi live. Ah, ok. In quel senso. Va bene. Beh, allora mi fa piacere. Se è per questo. LFDM a tutti. Ciao, benvenuto. Anche io ormai appuntamento fisso ogni sera al posto di Netflix. Ok, beh, mi fa molto piacere, ragazzi. Uscirà mai una versione PS5 Red Dead Redemption 2, GTA 5, ma poi è uscito anche per i tostapane. Non dovrebbe esserci già una versione... Cioè, dovrebbe girare anche su PS5, credo, no? Ah, tu dici una versione dedicata al 100%? Ok, nel 98 mi manca quando facevano i giochi fatti per passione oltre che per soldi. Ci sono ancora quelli, magari li devi cercare un po' meglio, però ci sono. E come dire sempre la stessa cosa, l'inclusività anche quando non c'entra nulla, ad esempio Wukong, cioè... Ragazzi, quella cosa va combattuta, ma anche da certi punti di vista ignorata, ok? I giochi esistono buoni anche senza. Guardate Space Marine 2. Avete sentito qualcuno lamentarsi del gioco woke? No, eppure il personaggio è lo stesso del primo. Gli altri due Marine con cui collabora sono uno asiatico, uno nero e la comandante delle guardie imperiali è una donna. Improvvisamente nessuno ha notato che è woke. Perché? Perché non hanno rotto il cazzo in nessuna maniera, hanno fatto un bel gioco. Ma guarda un po', era una di quelle cose così difficili da capire. Parte il meta, che musica ti piace? Ma in realtà ascolto un po' di tutto, se è fatta bene, se è interessante. Secondo poco già mi piace, grazie mille. Non ho animali domestici, zero. PS6 non la prenderai? No, vabbè. PS6 quello ovviamente sì.
un prezzo forse più alto di PS5 Pro. Non è possibile più alto di PS5 Pro una PS6, quella base. Cioè, quella base non può avere il prezzo della Pro nel momento della sua uscita. Vabbè che sì, c'è PS4 Pro e c'è uno stacco generazionale, ma cominciano a essere davvero troppi soldi. Dubito che si alzerà poi così tanto. Questa cosa che hai detto, mettila come clip negli shorts? No, vabbè, questa, tutto sommato, a parte che la dico in continuazione. Una domanda, praticamente ho visto la tua partita, parlavi di multiplayer su Horizon, quindi praticamente lo sviluppo della terza parte si farà più in ritardo e uscirà solo su PS6? È possibile ragazzi, però sono solo rumor, eh? Non solo rumor, non sono cose confermate. Quindi si sa e non si sa. Però che ci sia un multiplayer in sviluppo è ormai certo. Marine sono inclusivi a priori. No, che non gli è fregato un cazzo, capito? Nessuno ha notato. No, no, allora, qualche povero demente su 4chan c'è stato che si è lamentato per questa cosa, ma è stato immediatamente riempito di insulti come si merita e lasciato lì a, diciamo, a rovistare nelle sue feci. Giustamente. E non è stato un... non è stato un problema. Vedete quanto era facile non renderlo un problema? Das Golem non le becca sempre. Non. Tutti quelli che si vogliono sentire inclusi per forza, ricordo il Tartarughe Ninja, o tutti uguali, oppure avere il suo ninja preferito grazie alla personalità. Ma non è solo quello, puoi anche farlo di mettere gli altri, degli altri personaggi, basta scriverli bene. Sì, il tuo piatto preferito, ma ne ho tanti, pure troppi, come potete ben vedere. Lunatic Fringe, buonasera. Ciao Gabberone, ciao Balle Fenice, ben trovati ragazzi. Inscription l'ho giusto provato. Red Dead Redemption 2 gira su PS5 e non ha il manettino vibrante a ritmo di pioggia. Ah, vabbè, ok. Ciao Motenai, buonasera. Chris, Sailor Mars, che è il migliore Twitch e YouTube. Grazie, grazie, grazie. Ci sa, prima o poi sta cosa di Sailor Mars la realizzerò in una maniera inutilmente ben fatta che vi farà pentire di aver creato questo meme. Sappiatelo. E destro o mancino? Destro. Anzi, io sono una cosa strana. Sono destro di mano e sinistro di piede. Ma pensi alla mod di God of War per schiarire la carnagione di Angerbod? Perché? Così. Chi se ne frega? Non ne penso nulla, che non me ne importa. Intendi se sono particolarmente offeso da questa roba? Ma chi se ne frega? Non me ne frega proprio niente. No, a Napoli mai venuto. Una TV con VRR fa veramente la differenza nel gaming? Dipende dai giochi. Però un po' sì. Dare una frescata d'aria fresca. Naughty Dog farà un remake della trilogia di Uncharted. Spero di no, santi Dio, anche se purtroppo un po' me l'aspetto. Di Uncharted non si sa nulla. Pare, sottolineo, pare che il franchise sia stato dato a qualcun altro. Però boh. Tomarlowski, ciao. Borderlands 3 l'ho giocato. L'ho giocato e mi è piaciuto, eh. So che però a molti non è piaciuto. In effetti. Però vabbè, perché molti preferiscono il 2, il 2 però non l'ho giocato. Il 3 l'ho preso per quello che è, però l'ho gradito. Woke è un fattore esponenziale, un brutto gioco fa da capra espiatoria, molti gamer dicono subito che è colpa della gestione Woke. Sì, infatti, è questo. Cioè, nel senso, queste cagate micidiali che detesto, sia chiaro, non hanno però il potere da sole di rovinare un gioco o essere da sole la motivazione per cui un gioco è brutto. No, non pare che non sia Bluepoint. Però sono solo rumor, eh. Mi farebbe piacere, non ho mai giocato Uncharted, sarebbe l'occasione di farlo. Vabbè che sono recuperabili anche adesso, eh. Ci sono le collection. Uco, grazie del follow. Benvenuto. Cyberpunk, allora, Cyberpunk è veramente fighissimo. Però dipende quando l'hai giocato, nel senso, se lo giochi adesso, è un gioco che consiglio assolutamente, è veramente fantastico. Oltretutto è un gioco che vi consiglio caldamente di spolpare di brutto, di fare tutto quello che c'è possibile fare nel gioco, tutte le missioni, anche le più piccole, perché dietro a tutta una catena di quest che sembrava di quelle noiose, ci ho trovato a volte delle quest e delle vicende che mi hanno lasciato a bocca aperta. Tipo, chi di voi ha giocato a Cyberpunk? Alzi la mano, sia Twitch che YouTube. Questa l'ho già chiesta altre volte, però me la voglio rigiocare per farvi capire che cosa intendo.
Va bene, un po' di persone, un po' di persone. Ok, voi che l'avete giocato? L'avete fatta la quest del serial killer? Serial killer, eh? Sto bevendo la mia fida Coca-Cola Zero. Dopo Edge Runners ho massacrato Smasher con odio. Quella è una delle cose che mi è piaciuta poco in Cyberpunk, è stato troppo facile. Sì, sì, no, questa no, non ricordo, te la ricorderesti, quindi no. Sì, quale, no, ecco appunto, più o meno la metà delle persone, no, ma chi, no, ve la ricordereste, tranquilli ve la ricordereste. Perché è una di quelle cose che non dimentichi nel gioco, mi è rimasta proprio impressa. Ma sapete perché non l'avete trovata? Perché sta dietro una serie di queste secondarie che molto probabilmente non avete avuto voglia di fare, ed è perfettamente comprensibile perché alcune sono un po' noiose, ma se le fate tutte, poi sbloccate delle cose che valgono veramente la pena. Quindi io vi consiglio, fate tutto quello che trovate sulla mappa, ogni singola cosa, ogni singolo piccolo incarico, tutto. Fate tutto, perché trovate delle cose veramente impressionanti. Tipo io nella prima run, la metà delle cose non le avevo viste. Ho fatto una seconda run per provare la versione 2.0, decisamente migliore, e per giocare anche l'espansione. Quindi siccome non ero contento di come era andata la mia prima run su Cyberpunk, l'ho giocato con mille problemi tecnici, lasciamo perdere, me lo sono giocato su GeForce Now, quindi sparato a chiodo tutto, avevo il path tracing a un milione, è veramente una delle esperienze visive più belle che abbia mai avuto in un videogioco, e con tutte le cose fatte dalla prima all'ultima. E mio Dio, che cosa mi ero perso! Una delle forze di CD Projekt più grandi è quella della scrittura. È una delle aziende che è più brave a scrivere storie, a scrivere vicende. Il quest design di CD Projekt è fantastico. Quindi è una ragione per spolpare tutto nei suoi giochi. E per esempio, purtroppo, una mia grossa mancanza è The Witcher 3. E mi hanno già detto tutti, mi raccomando fai tutte le secondarie perché sono bellissime. E quindi, sì, e adesso lo so. Secret Kill, non mi ricordo il nome, ma mi ricordo bene cosa. È una cosa scabrosissima. Bisogna fare un botto di quest prima, vero? Eh sì. Perché se no non la becchi, eh. Secondo me non ti si sblocca. Che risoluzione giochi su GeForce Now? È purtroppo diciamo in 1080 perché è quello che ho, è quello che uso. Preso la versione 1.5 ed era stabile. Sì, però stabile non significa con tutto quanto. Sì, lo so che gli update sballano tutte le build. Purtroppo quel gioco è nato un po' storto, eh. No, infatti no. È uno dei grossi recuperi che devo fare. Convenient Killer, di Hunt, Secret Killer, è qualcosa del genere, però vi dico solo che capitate in una sorta di fabbrica, barra fattoria, eccetera, e trovate cose. Nella mia seconda run ho incontrato personaggi veramente importanti che non avevo neanche visto. Ma proprio zero. La prima run effettivamente c'è stato un momento in cui ero più preoccupato della romance con Judy rispetto a tutto il resto. Scusate ragazzi, lo ammetto candidamente, cioè Judy è tipo, non lo so, la vedete? Tipo, non lo so, la mia ragazza ideale, capito? Proprio, è una delle poche volte in cui un videogioco ho fatto proprio... Wow, ok, no, tu non mi scappi, proprio così. Su GeForce Now non ho avuto particolari problemi di input lag, no, non l'ho sentita così tanto. Lo so, non c'è la romance con V se lo fai maschio, però io la mia V l'ho fatta donna. Le side quest non sono un contorno, cioè tecnicamente sono un contorno, però voglio dire, sai quando vai al ristorante e ti danno una bellissima bistecca, però santi Dio,
se ti perdi le patate, quelle altre verdurine che fanno, tutte le cose condite, ti sei perso veramente tanto? E va bene che sono contorno, ma davvero li dovresti provare? Ecco, quello. La serie su Netflix, Edge Runners, l'ho vista e come, due volte l'ho vista. È bellissima. Non a livello di Arcane, secondo me, però è fantastica. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Il mio amico non ha wifi performante. Visto Cyberpunk versione Day One? Eh sì, anche io. Su PS4, sì. Purtroppo. La narrativa di Cyberpunk è molto coinvolgente. Twist, sorprese, collegamenti, sorprese, citazioni e la morte di tutti i player che skippano dialoghi e log. Sì. Ma se fai l'errore di leggere tutto, non puoi che rimanere coinvolto e non puoi proprio fare a meno di andare a fondo della questione. È meraviglioso. Quindi, l'errore. Fai bene a leggere tutto. O quasi tutto. Mi piace i samurai nel... Ah, le canzoni pure sono fighe, sì. L'unica cosa, devo fare per forza una seconda run perché ho sfruttato la zona petroliera quando potevo e lì è pieno di side quest. Vabbè, ma nel senso, molte sono disponibili sempre. Gli incarichi verdi sono ripetitivi, questo è assolutamente vero, però se, cioè, conviene davvero fare tutto. Quando uscirà Arcane 2? 2025. Griff, buonasera. C'è anche un appartamento in Cyberpunk che riconosce giochi inoltrato e la parte nord-ovest, un po' di magone lì ti viene. Sì, cioè, è pieno di questa roba. E anche piccole vicende che trovi all'angolo della strada, proprio delle minuzie, dei personaggi che li vedi scappare, dopo finiscono male, eccetera, eccetera. Veramente figata. Film di Sonic non li ho mai visti. Beyond the Evil 2 esiste ancora? Sì, esiste ancora. Sì, esiste ancora. Però Ubisoft, ragazzi, in questo momento, ve lo dico sinceramente, tipo, lasciamola perdere perché Ubisoft è un po' nei casini, eh. Blackout, Matteo, Arash, grazie mille dei follow, gente. Continuo a pensare quanto sarebbe stato ancora più figo in terza persona, ho visto una mod. Sì, infatti ci sono le mod per quello. Ciao Davide. Edge Runners è troppo bella, sono d'accordo con te che sì, veramente fighissima. Assolutamente. Ti consiglio che sono entrambi belli i due film di Sony. Sì, me l'hanno detto che è figo. Ciao Nambi! Politizio sulla panchina totalmente a caso e poi la quest ti porta a un magazzino pieno di roba interessante per la storia. Esatto! Queste cose, è pieno, veramente pieno. Pier Flavio, grazie mille dei bits. Grazie a Chris, a casa ammalato, un'ottima compagnia la tua, grazie di cuore. Benvenuto. Secondo te chi comprerà Ubisoft? No, secondo me devono trovare la quadra loro. Io mi ricordo ancora un analista che parlava del fatto che quando impazzava il discorso sulle acquisizioni, no? Perché Microsoft aveva appena acquisito Activision Blizzard, dando l'inizio alla telenovela che ben conoscete, immagino, e Sony aveva comprato Bungie, in quel momento tutti i giocatori parlavano di chi doveva acquisire cosa. E ovviamente una delle cose di cui si discuteva era Ubisoft, no? E in realtà più di un analista ha detto, ragazzi, Ubisoft è una sorta di balena, cioè... Non è tanto la dimensione finanziaria, è che ci sono tanti studi in giro per il mondo, tantissimi dipendenti, una marea di roba. Nessuno gliene va di avere a che fare con l'acquisizione di un tale Moloch di gente, di asset, di roba. Non gliene va veramente a nessuno per prendersi le IP. E quindi un po' dubito che succederà. Appena preso in mano Starfield, precisione su update ed espansione, ma non so, non ci siamo ancora. Io non lo so, io non sono neanche andato avanti, non mi piace proprio. Vuoi scoprire l'identità? Guardate gli Sleep Token, Blacklit Canopy, Patient Live Version. Come canzone posso sentire volentieri, ma non sono il tipo che deve andare per forza a scoprire l'identità dei cantanti. Mi piace un po' la magia dei... Solo io in testa che Assassin's Creed sia stato sospeso fino a quando sanno la data di Ghost of Yotei per non andare in competizione. Questo potrebbe essere una delle tante motivazioni, ma non rimandi il tuo gioco più importante della stagione con le anteprime stampa già fissate e annullate all'ultimo, facendo questa gran figura di merda e dando un messaggio agli azionisti di questo tipo solo per il timore di andare in competizione con un altro gioco. Capite che cosa intendo? Questa mossa è stata fatta male, nel senso, è stata una mossa d'emergenza. Quindi, problema di Ubisoft qual è? Guillermo che non ce la fanno più altro. Ne ha parlato Tom Henderson, ne abbiamo parlato nelle news di oggi.
e ne stanno venendo fuori un po' di cose, tra cui un video che voglio vedere insieme a voi, solo stavolta l'ho già visto, però lo voglio rivedere insieme a voi, ne parleremo ancora. Però di Ubisoft abbiamo parlato anche oggi nelle news, quindi... sì, uscendo a febbraio va in competizione con Monster Hunter Wild, vero. Però vabbè, c'è anche da dire che non sono proprio le stesse cose. Sì, ho visto che stanno parlando del seguito di Hi-Fi Rush. Visto qualcosa... No, non vogliono farlo open world. Vogliono farlo un po' meno tunnel, con qualche zona un po' più aperta. Io non vedo l'ora, perché l'ho adorato quel gioco. L'espansione della storia gratuita di Tekken 8. Ah, cacchio. Quasi quasi. Però mi sa di no, ragazzi, perché... Vi dico anche un'altra cosa, io sto periodo sto veramente accusando, ora gli ultimi giorni grazie a Dio sto riuscendo a dormire un po' meglio e non mi sembra vero, però devo anche ammettere che sto accusando, ho avuto 2 mesi di insonnia praticamente filati. Normalmente quando ho dei momenti di insonnia brutti tendo a fermarmi qualche giorno per recuperare un attimino le energie, perché ho veramente a pezzi. A sto giro non l'ho fatto, ho tirato dritto perché le cose stavano andando troppo bene, c'era un momento di grande attenzione per il canale, stavano anche uscendo cose eccetera, quindi ho tenuto duro, sono andato dritto. Però me la sto un po' sentendo, diciamo così. Quindi in questi giorni per esempio non state vedendo tanti gameplay perché sto lavorando a tante cose, però mi sto prendendo anche un tantinello di tempo per me, per stare un po' tranquillo e ragionare su alcune cose. Sto andando un po' più lento in questi giorni per cercare di recuperare energie. Non sta tanto funzionando, però spero tanto che funzioni. E quindi niente. Stanno per uscire un sacco di giochi. Dave Zombie, grazie mille della presentazione. Grazie di cuore. Guess the True, Gabri, Yuki, Isaac, benvenuti ragazzi. Con la cam sei riuscito... Ah, sì! Ragazzi, vittoria! È arrivato oggi il corriere direttamente da DHL con il mio nome, label e tutto quanto. Hanno ripreso la cam. Yes. Servizio di DJI. Ci ha messo un attimino, però... Bam! Dopo 2 giorni è arrivato tutto. Super mega gentili. Facci sapere. Dici il corriere, tutto quanto. Riprendiamo subito. È stato tutto liscissimo. La ripresa oggi. Benissimo. E comunque l'idea l'ho buttata lì. No, hai fatto bene, Ayman. Ogni suggerimento è sempre gradito. Fate bene a dirmelo. Poi a seconda del periodo devo sempre valutare. Ok? Ira, buonasera. Acquisissero Ubisoft ci sarebbero tipo 10.000 licenziamenti in pochi giorni. È qualcosa del genere, un po' lo temerei, sì. A quando la prossima camera, magari stavolta controllando l'uscita. Già la fregna di mamma a me stesso questa volta. No, la prossima cam probabilmente... sto anche ragionando se prendere una action cam. Perché stavo anche pensando, in fondo io la tengo indoor, cioè la mia cam, questa qua, questa che sta qua sopra, quella in bianco e nero, o questa, non, in realtà non è che mi serva che sia una action cam, mi fa piacere avere una cam con il fisheye che guarda un po' più, diciamo, che guarda un po' tutto quanto lo studio. Non è che devo comprare però per forza un action cam, potrei prendere anche un'altra Sony a 5100 e un domani magari cambiargli l'obiettivo in un grandangolo di quelli veramente sparati. Quindi non lo so, sto valutando. Invece di utilizzare LED blu, utilizzo esclusivamente LED arancioni con annessi filtri e monitor su tutti i monitor. Tu dici per l'insonnia, ma lo sto già facendo, quando finisco a fare i miei contenuti io spengo tutto, praticamente. Un drone che gira in studio, vi giuro che ci ho pensato. Perché ci sono anche tutti i software che ti permettono di programmarli i droni, che fanno sempre lo stesso giro. C'è solo un unico... Ah, e oltretutto ci sono droni ormai che stanno su anche ore, se li tieni, diciamo, se li tieni a basso consumo. Quindi, da quel punto di vista, sarebbe anche fattibile avere un drone che gira intorno a me, che fa, il movimento programmato. C'è solo un piccolo problema. Che sentireste questo dai microfoni. Già. Cosensible, buonasera. Le vendite in USA e UK non sono andate benissimo. Di che cosa? Ciao Mileggio, mi è piaciuto il vostro atteggiamento di umertà riguardo un argomento. Bisogna avere rispetto e libertà di parola delle persone. Sono loop N.
Lupin mi hai scritto la stessa cosa 6 volte. Non sappiamo bene, no? Grazie. No? Non serve a molto. Cioè, non ci vuole molto a scrivere. No? Ho guardato 3 volte e non c'era il tuo messaggio, quindi... omertà. Marcio, grazie mille della Subcom Prime. Grazie di cuore. Ah. Ecco appunto. Per l'appunto. Immaginavo. E che ormai, ragazzi, io sono online da molto più tempo rispetto a certa, da quanto gente è in vita, no? No, non ha cancellato, l'ho bannato io. Cioè, un po' si sente, chi ha un po' di esperienza lo sente il profumo di troll lontano un miglio. Ho cercato di lasciar perdere, di rispondere in maniera easy, nella speranza che si stufasse, ma sai com'è. A continuare Ghost of Tsushima, buonasera, grazie mille. Non possono sbagliare testa, ma purtroppo lo faranno, questo timore. Ce l'ho anch'io, ragazzi, però stiamo parlando di un gioco che è molto lontano. Ciao Eric, ciao The Gamer Room. Alan Wake 2 l'ho giocato, non tutto però. Ciao Andrew. Pagassi col PC nuovo? Sto ancora aspettando. Ho riletto anch'io tutta la chat come un cretino. Visto? Lo so. Kina Bridge of Spirits 2, ti piacerebbe o vorresti che Ember Lab sviluppasse un nuovo gioco? No, va bene anche quello. Però devono lavorare un po' meglio sul gameplay. Graficamente è uno spettacolo assoluto, basta che vanno avanti così. Però il gameplay si nota un po' di inesperienza, secondo me. Guarda i tuoi reel, più mi sei simpatico, grazie mille. Posso step a ascoltare le canzoni che hai fatto con la band? Quando vuoi. C'è pure il command, ormai. Se in live, se digitate punto esclamativo band, esce il link alla mia band. Ah. No, tranquillo Andrew, non è successo niente, è arrivato un troll. Ok, firme dei modelli top nuovi di Action Cam, ho avuto parecchi problemi con la GoPro appena uscita. Quella cosa l'ho letta anch'io ed è uno dei motivi per cui mi sono detto forse è il caso di prendere, invece di un Action Cam e un'altra Sony a 5100, forse è il caso di prendere altre due Sony a 5100. Monolith ancora in silenzio? Mannaggia sì, ed è uno dei progetti che vorrei troppo sapere come sta andando. Tollo su Twitch però no, tranquillo, aveva doppio account, che è proprio la firma. Un gruppo destinato a fare grandi cose, il team di Kena. Sì, se non si perde per strada, sì. Se digiti LFDM, che succede? Niente ancora. Numero 1, compa, grazie mille. Ho solo una domanda, giuro che davvero non l'ho capito. Ma che vuol dire LFDM? Allora, in live, io lo chiamo sempre di venite in live e lo scoprite. LFDM è una cosa che noi utilizziamo molto spesso da queste parti e nella nostra community, che è la fregna di mammita. È una risposta e una cosa da tenere sempre con sé, perché non sai mai quando può servire. No? È un qualcosa che ce n'è in abbondanza, ma devi sempre farne tesoro. Perché nella vita quotidiana, no? Sento che più persone potrebbero averne bisogno. Quindi sì. Lunawi, ciao. Ma se chi si è giocato ad Hades? Madonna, sì. Il primo l'ho spolpato. E il 2? Sto aspettando che esca dall'accesso anticipato, che così ci sono tutti i contenuti e tutte le correzioni, i ribilanciamenti, le variazioni, eccetera. Ci sono tutte e appena esce dall'accesso anticipato ci gioco di brutto. Ciao Marcotto! LFDM nel cuore, esatto. Ultimamente di grande uso, ed è giusto così. Tu fa la quota Zentai, grazie mille dei follow, ragazzi. Da tenere in tasca, o comunque. Approvo comunque il ragionamento che ci sta dietro, visto? Mente forma nuovi per le live di Twitch? Sì, arriveranno le live di pittura sicuramente quando posso permettermelo. Ho già preso un po' di colori. Mancano le cam. No, non è vero, le cam le potrei anche avere, però diciamo che mancano questi. Devo prima prendere altre cose, devo fare altre spese, poi arriverà quello. C'è una moda per giocare Alyx No VR? Non lo so, questo. Però, quando io ho il PSVR 2, poco utilizzato,
Però c'è l'adattatore per PC che prima o poi prenderò, che così posso recuperare Alex. E se sto in ospedale, ho modo di ricaricare e comprare un po' di sabato, di giuro appena uscirò da una casa lo farò di cuore. È la miseria, grazie mille e soprattutto spero tutto bene, nel senso... preoccupati di quello e non delle mie sub. Nel frattempo sto spammando a tutti i colleghi e amici gamer, grazie mille, grazie di cuore. Che ne pensi del comunicato dei tipi di The Day Before, che mi danno la stessa fiducia di uno che arriva e ti dice «Ciao, voglio venderti un rimedio all'aloe vera che è in grado di curare il cancro, farti tornare indietro con l'età e farti ricrescere i capelli anche nei posti dove non li avevi neanche prima». Questa è più o meno la stessa fiducia che mi ispira. E a proposito, e ti dice «A proposito, la terra è piatta e te lo posso dimostrare». Sì, ok. Prova a richiedere, ok, se riguarda la pittura, come capisci che il colore è diluito nel modo giusto? Si va un po' a sentimento, nel senso, lì te ne accorgi un po'. O meglio, se fai la prova col pennello, proprio tracciando su dove lo stai diluendo, no? Fai la prova col pennello, fai un po' la punta, mentre scorri, lo vedi. Se traccia perfettamente e non è spesso, non è, diciamo, denso, allora è il punto giusto. Però dopo un po', diciamo, lo senti proprio a pelle, diciamo. Guardate il canale di Monte, vorrei tanto vedere i podcast. Ora gli ospiti cominciano a essere un po' tanti, ragazzi. Nel senso, sto facendo tutta quanta una lista, mi sa che ce n'ho ancora per tutto ottobre, quindi adesso con calma, però sì, suggeritemeli periodicamente, perché così oltretutto mi ricordo, perché c'ho una lista bella lunga e alcuni mi hanno detto di sì, altri mi hanno detto vediamo, altri non mi hanno risposto, altri così, quindi vediamo. The Gamer Room, grazie mille della grazie mille della super chat, grazie di cuore. Ho superato il test delle statuine che vendevano secoli fa nelle ridicole Signore degli Anelli, io per esempio ho fallito. Ti faccio capire cosa vuol dire LFDM, che sono un puzzi sempre con gli stessi vestiti. C'è un'eventualità che forse non hai considerato, no? Che io ho i poteri, no? E che nel mente che mi state guardando, io in realtà mi sto anche lavando, perché ho un'altra versione di me, in una realtà parallela, grazie ai poteri del diavolo, che in realtà ora si sta lavando. Quindi in realtà io sono sempre pulito, senza dover fare niente. Oppure ho molteplici magliette. Quale delle due sarà la più probabile? Pittura di miniature, ragazzi, sì. Fino a prima il mondo o l'online di GTA 6? Ti prego di dare un'occhiata al suo canale, merita tanto, ok, ok. Quando torni a fare il Sarate Horror il 31 ottobre vai di maratona? Allora, ci stavo pensando, perché dobbiamo ancora giocare The Casting of Frank Stone, e sarebbe figo fare una maratona di quel gioco là, perché credo, a occhio, che non duri tantissimo. Però il problema è che il 31 esce Dragon Age The Veilguard. Già. E quindi non so cosa fare. Vediamo. Alessamo, quelli che si stanno connettendo adesso, grazie mille. Saluto da lavoro, e mi ha giocato a Baldur's Gate? Sì. A voglia, a voglia. GeForce Now sempre loggi manualmente? No, adesso è automatico. Che ricordo hai di Metal Gear Solid? Non l'ho mai giocato. Questo purtroppo è un'altra delle cose che, sì. Volete il gioco dell'anno? Per me, soggettivamente, è stato Astrobot finora. Più del diavolo se Gesù Cristo avendo il dono di essere in due posti nello stesso momento. Chi gli ha detto che è solo un suo potere? Il diavolo. Devil Crew l'ha già ospitato? No, ed è uno di quelli che contattai già tempo fa e poi alla fine non si è fatto più niente, eccetera, però è uno di quelli che vorrei come ospite, sì, assolutamente. Che miniature? Warhammer, principalmente. 40.000, penso che... Ma io sono un vecchio giocatore di Warhammer. Solo che lo facevo da adolescente. Curiosissimo a vedere Dragon Age. A sto punto sono curioso pure io. Non è che c'ho tutto sto hype, eh? MVV blog. Sì, ce ne sono tanti, ragazzi. C'ho una lista. Ce n'ho altri due che sono già... Che li devo registrare nei prossimi giorni. Ed è già così. Veramente sono tipo altri 10. Quindi sono pieno almeno per ottobre. No, figli. Secondo te Kingdom Hearts 4 uscirà quando mio figlio andrà alle medie? Non lo so. Chris per gli amici Devilman? No, è il Diavolo Man. Ma 40.000 che fazione?
Vabbè, negli anni ho preso un po' di tutto. Però da ragazzino iniziai con gli Eldar, in maniera però del tutto inconsapevole. Ori, ieri consigliate Blind Forest, hai giocato anche Will of the Wisps? Assolutamente sì. Preferisco The Blind Forest, ma più che altro per una questione emotiva. Quel gioco, santi Dio, mi ha proprio fatto sbarrare gli occhi dall'inizio alla fine, è diventato uno dei miei preferiti di sempre. The Will of the Wisps ovviamente non mi ha fatto lo stesso effetto. Ieri sera nel narrativo si faceva un discorso buttato là su Diablo Immortal, volevo sapere che ne pensi, ho capito nella live. Ragazzi, che cosa volete che ne pensi? Diablo Immortal è il classico gioco mega predatorio mobile, che sta facendo anche una barca di soldi da quello che so. Quindi penso io personalmente tutto il male possibile, ma se fossi Blizzard non vi nego che probabilmente farei la stessa cosa. Come di Landoga che ha 10 completi uguali. No, ti sbagli, io ne ho 20. Ah. Aspetta. No, non c'è scritto in nessuna scaletta. Gli ospiti sono una sorpresa. Arrivano prima su Patreon, i podcris, e poi dopo qualche giorno su YouTube, così come i video approfondimento. A proposito, mi stavo quasi scordando. Video approfondimento. Ho finito di registrare il video che farò su Concord, ok? Scritto tutto e ora registrato anche l'audio. E adesso c'è il montaggio, mi ci vorrà un po'. Però è questione di giorni, d'accordo? Quindi probabilmente in settimana lo troverete su Patreon e, se tutto fila liscio, domenica su YouTube. A che età hai scoperto la tua natura, Got? Ero adolescente, più o meno. Ciao, Mid! Giocare l'espansione di Diablo 4? Ecco, sai, quello vediamo. Non ne sono sicuro. Penso di... volerlo provare... Però nei giorni intorno escono veramente tante cose. Falco è già venuto ospite al podcast. Già, con Falco Nero ho già fatto un podcast. Penso di aver contribuito ampiamente, ops. Ragazzi, i soldi sono i vostri, potete fare quello che volete. Ciao, mi saluti, chiamo Azzurra. Ciao, Azzurra. Nasci come chitarrista classico? No. No, nasco come batterista. Ma le chitarre che vedete dietro di me non sono per me, sono per musicisti che vengono a registrare. Sempre stato per Warhammer Fantasy, il problema è il costo in denaro e in tempo. Sono d'accordo, e Warhammer Fantasy piace un sacco anche a me, e lì ce l'ho una fazione preferitissima, che sono gli uomini lucertola. Ragazzi, qui ricordo... Ah, l'ultimo podcast è Shazam. Sì. Fantastica ragazza, oltretutto, è stata gentilissima. Abbiamo fatto una bellissima conversazione sul podcast e anche off cam. È veramente fantastica lei. Ha fatto recensione multiplayer per Every Eye. Ha lavorato un periodo, sì. Infatti ho chiesto se ritornerà prima o poi Falco. Spero di sì. Lo voglio ricontattare a un certo punto. Video Master Flash, grazie del follow. Sì, arriveranno, e un paio di ospiti già confermati, voi non ve li aspettate, raga. Un lungo periodo della mia vita sono stato Rastafari, con tanto di dread. Beh, ci sta. Manca moccia, cavolo. Cala Merlino. Aspettiamo un po'. Un giorno lo farò, ragazzi. Glielo chiederò. Però prima, calma. Diventerai un Ace Gamer, non so neanche cos'è. Da grande volevi diventare come Burzum? No, avevo più la voglia di diventare come quello che lo mette in galera, però vabbè, dai. Un'altra cosa. Beh, gli uomini certo più divertenti sono gli Skaven. Madonna, gli Skaven, una soddisfazione tirargli addosso l'impossibile con i nani. Però ho giocato anche con i nani. Che bello, serie di cannoni e fucilieri, babam, 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 artiglieria. Le 50k YouTube, magari. Ecco, quello è proprio il pinnacolo. Quando riesco a fare un podcast con YouTube, penso che posso dire, ok, se il podcast si dovesse fermare qui, va bene anche così.
Il cannone organo dei nani, sì. Bellissimo. Un podcast con Ciccio Gamer? Sai che secondo me sarebbe interessante? Avrebbe sicuramente un sacco di cose da raccontare. Moccia, ti ha bustato e ha portato tanta gente. Sì, è successo. È assolutamente vero. Ma nell'ultimo periodo è arrivata tantissima gente nuova e è sicuramente merito suo. Sabaku lo do per scontato, nel senso, piacerebbe tantissimo parlare anche con lui. Ma un altro di quelli che dico cala cala Merlino, con calma. Hai provato il remake di Epic Mickey? Sì, l'ho provato. Ma anche no, Ciccio Gamer, guardate che con persone che stanno a un certo livello, che ne hanno viste di cotte e di crude, secondo me è sempre interessante parlare, in una maniera o nell'altra. Ah, sono sfuggiti sicuramente un po' di messaggi. I rettiliani, cosa? Batterista a cui prendi ispirazione ti piace particolarmente? Vabbè, guarda, ti dico Gavin Harrison solo perché mi sta venendo in mente in questo momento, però è, santi Dio, uno dei batteristi più assurdi che abbia mai visto. Cyberpunk, secondo te ci sa modo di giocare online prima o poi? Anche perché stanno facendo il prossimo. Non fare troppe domande a Sabaku, se nel podcast ti dura 8 ore, ma magari. Alessandro Sclero, anche molto amico di Shazam. Sì, è nella mia stessa agenzia. Quindi, anche lo devo ancora conoscere lui, però. Che player inside hanno già avuto più iscritti di Sabaku. È vero, è vero. Però con Raiden diciamo che ci siamo beccati in una maniera particolare e... Ragazzi, io quando approccio di creator veramente tanto grandi lo voglio fare quando si crea l'occasione in una maniera un pochettino più naturale. Non uscirmene dal nulla. Ciao, non mi conosci, vuoi venire sul mio podcast? Se magari c'è modo di averci a che fare per una qualsiasi ragione, per conoscerlo, bla bla bla, magari volentieri. Chad Smith, vabbè, lo è stato per tanti perché i Red Hot comunque sono importanti. Ferrir mi piacerebbe, ma Ferrir l'ho conosciuta, anche se ci ho parlato tipo 5 minuti. Steam saprà arrivare ai ritorni di Lego e Harry Potter? Questo non lo sapevo. Già detto, avete vissuto due epoche totalmente diverse YouTube, però un bel Farenz e il podcast lo vedrei volentieri. Solo che diciamo che anche lui non lo conosco, ovviamente. Corporativo, Street Kid o Nomade? Io ho fatto Nomade. Piace giocare in VR? Non tantissimo. Già Smith a improvvisare i 30 secondi Mars è stato divertente da morire, vero? L'ho visto su Dramio. Bene, gente, allora è arrivato il momento di vedere insieme. Lo stavo aspettando da un po' di giorni, ok? È già da 2-3 giorni che c'è in giro il gameplay di Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. D'accordo? Me lo sono tenuto apposta, volevo troppo vederlo, ma ho aspettato di vederlo insieme a voi in live proprio per capire un po' di che si tratta. Devo fare una precisazione, però, per chi non lo sapesse. Io non ho mai giocato a Metal Gear Solid Snake Eater, ok? Quindi, per me questo sarà un recupero. Ed è uno dei motivi per cui voglio giocare tanto i remake, proprio perché, come è successo per altri giochi, mi dà la possibilità di recuperare un titolo che non ho giocato. Quindi... sono molto curioso di vedere come l'hanno fatto, però qui mi serve il vostro aiuto, nel senso, lo vediamo apposta il gameplay, anche perché chi invece ha più esperienza di me può dire mi convince o non mi convince rispetto all'originale. Io lo giudico da nuovo giocatore, d'accordo? Quindi vediamo un po' di che si tratta, ragazzi. Eccoci qua, via con la musica di background, parto l'audio, bam! Questo il gameplay arriva diretto dal ci sono i sottotitoli automatici, ma immagino che siano un po' un casino. Ah,
La qualità non è uno spettacolo. Purtroppo. Ciao Damiano. グラフィックモードをですね、はい、で、最近のゲームのよくありますように、グラフィックモードには、グラフィック、グラフィックのクオリティを重視したクオリティモードと、処理速度ですね、パフォーマンスの方を重視した。Il gioco non cambia una virgola, identico all'originale, è cambiato solo graficamente. Questo è il genere di cose che mi dovete dirvi voi. ここもちょっとオリジナルと変わっていまして、アニメーションとカメラ演出の方を付け加えました。はい。Hanno detto gli autori stessi che sono rimasti molto fedeli all'originale. Sì, però c'è anche da dire che questa l'ho già sentita. Nel senso che mi interessa un po' sapere alla fine cosa hanno fatto veramente. È la prima volta che c'è un gameplay così ampio. I sottotitoli ho come l'impressione che siamo veramente a caso. Però è quello che abbiamo. A meno che qualcuno non sappia il giapponese. Il codec me lo ricordo. Io il primo Metal Gear l'ho giocato. で、本当非常に小さいことで恐縮なんですけども、カットシーンを途中でポーズできるようにしました。ああ、これ助かりますね。はい、オリジナル、もう10年前、数十年前なんですけども、カットシーン中にトイレに行けないっていうのですね。ああ、stanno semplicemente dicendo puoi mettere la pausa durante le cutscene. Ok. バーチャスミッションを開始する。かっこいい。はい。次がですね、HUDヘッドアップディスプレイですね。ライフゲージが今画面真ん中の下部にライフゲージ配置してあります。で、これはオリジナルの方はですね、画面左上に配置してたんですけども、ニュースタイルでTPSを操作をしてると、自然と 画面の真ん中あたりを見ることが多いんですね。で、そうなるとこの真ん中下あたりの配置っていうのがユーザーが目をあまり移動せず目に入る位置となって Letteralmente lo stesso gameplay, cambia solo la grafica, le animazioni e cutscene sono le medesime. Ok. Ho rigiocato l'originale di recente, ti posso confermare che è molto fedele. Ok. Basso leggermente il volume perché tanto le voci in giapponese chi se ne frega. No, no, il commento in giapponese sembra inerente al video, ma i sottotitoli automatici non sono il top. Trapstar, ciao. Così vedere come hanno riproposto certe meccaniche, ecco, è il genere di cose che mi potete dire solo voi. Finora mi sembra abbastanza carino. Non mi sembra proprio mega next gen, devo dire. Però il colpo d'occhio è bello. はい。ただコンパスはですね、アイテムですので、他のレーダーとかとは一緒に使いませんので、状況に応じて使い分けるようにしてみてください。はい。 Sì, i sottotitoli stanno dicendo cose a caso spesso. Ciao Catch, è il gameplay di Metal Gear Solid Delta Snake Eater. 2から7ってすごいですね。 Finito 5 volte addirittura. Vabbè, quindi ci sono i collezionabili in giro. Sottotitoli malnati, decisamente malnati. ガーコさんはケロタンのお友達という設定ですね。はい。で、このガーコの方、新しくデルタの方で探索用途として配置してます。
で、ガーコさんの方がですね、おしゃれさんでして、隠してる場所に応じてギリースーツで擬態してますので、ちょっとケロタンよりは見つけにくい、黄色なんで 少し違和感があって、そこを見ていただけると見つけるところができると思いますので、はい、擬態してるガーコさん。Si vede che sono giapponesi. Non solo nel fatto che hanno messo una cosa del genere nel gioco, ma che durante la presentazione stanno spendendo così tanto tempo per mostrare la cosa del genere che hanno messo nel gioco. Tutti i nascondimaia fashionable. Soltanto quando c'è la luna piena. E che è un posto che mi piace frequentare soltanto in quelle occasioni. Quanta filosofia su una papera. No, no, è che proprio stanno indugiando sulla cosa kawaii. Feeling di un gioco PS2 ma con la grafica moderna. Ah, ok, allora, questo può essere un bene. A volte anche un male, però. カモフラを着替えることですぐに綺麗にすることができます。 Bene, personalizzazione, così. Sulle paperelle collezionabili ci picchiarono tantissimo anche al tempo. Vabbè, erano giapponesi anche allora, non hanno cambiato nazionalità nel mentre. Ben vengono rimaste le Metal Gear Solid 1, 2, 3, bla bla bla, però un po' mettete sì, se non c'è più creatività. La creatività c'è, però dipende dai nostri soldi. Gliene stiamo dando un sacco per queste rimaster e remake e sono prodotti più facili da fare. Perché ci piacciono. Mi fa morire lo stupore della ragazza giapponese. No, no, è che impazziscono proprio per queste cose. No, è che le adorano proprio. Eh sì, c'ha 20 anni ormai. It was the night, Veronica Herp, grazie del follow, ragazzi. Roshio, Tatsuya, grazie. Snake Eater wa jōkyō ni awasete kamoufura wo kirikaete tekihei no me wo asamuku teiku koto ga kihon daiji na senryaku ni narimasu node sono kamoufura no kigae ga subayaku dekiru youna quick kino wo tsuika shimashita. Aumentare il tasso di mimetizzazione? Ma questa è una dinamica di gioco o è solo estetica? Titolo che merita di essere giocato solo per ciò che rappresenta. Infatti è un'ottima cosa perché così recupero un gioco vecchio e anche uno nuovo nello stesso momento. Ha una funzione gameplay che cambia rimedio. Ah, ok, questo è interessante. Quick da. Importante che ora si possa sparare e mirare mentre si cammina. Vabbè dai, quello penso di sì. Sì, con Metal Gear effettivamente senza Kojima non è che abbiano molta scelta. Cominciare il remake con capitoli superiori al primo. Beh, penso che questo abbiano iniziato con questo perché è un prequel. Ma senza dubbio faranno anche il primo. Anzi, Metal Gear Solid remake dell'1 è probabilmente una delle cose più attese dell'universo. Metal Gear Solid ho giocato soltanto il primo. Solo il primo. Ovviamente potrò giocare Metal Gear Solid in giapponese e sottotitoli in italiano. Vedete la quantità di tempo che perdono su questi oggettini curiosi o carini. タイトルとかですね、このカロリーメイトの種類のように、レガシースタイルとニュースタイルで少し変化するところがありますので、発売後皆さんプレイされてる時に見つけて。 Beh, il 3 non è il primo in ordine temporale? Così mi hanno detto. Food, 食料ですね。カロリーメイトの食料は、えっとですね。
Non ho mai il coraggio di fare il primo Metal Gear senza Kojima. Beh, devono fare il remake. Il primo in ordine cronologico. Ecco, appunto. Questo per distrarre, ok. Ah, lo avveleni praticamente. Sì, anche quello più completo a livello di gameplay, forse. Di questo alzo le mani. ポスターと同じポーズが取ることができますよね。はい。他のゲームにありますように、フォトモード。はい、ユーザーさんが好きなカットアングルで写真化するフォトモードは実装しますので、それを利用して、ポスターと同じ状況とかアングルとか見つけていただいて撮影してもらったら楽しいんじゃないかなと思ってます。楽しいですね。 Ok. Speravo di vedere qualcosa in più, devo dire. Però è la prima volta che lo vediamo così in azione per un po', nel senso in diretta con qualcuno che lo sta giocando. Quindi tutto sommato mi voglio accontentare, anche se ovviamente ci vorrà di più. Se non erro, però, non c'è la data d'uscita ancora, quindi ovviamente è ancora un cammino prima di scoprire questo gioco gradualmente. Ovviamente c'è una cosa da dire, è una di quelle cose di cui tutti hanno paura, cioè vedere se hanno fatto un buon lavoro. Io, come vi ho detto, mancandomi l'originale, non è una cosa che posso giudicare, però è una delle preoccupazioni maggiori. Però da quello che sto leggendo in giro e anche vedendo come state reagendo voi, mi pare di capire che stiano facendo un buon lavoro nel rimanere praticamente uguale a come era il gioco originale, però facendo il remake grafico, facendoti percepire le stesse sensazioni ma con un impianto moderno. Poi qualche piccolo cambiamento secondo me ci sarà per forza, anzi importante magari in alcune circostanze, però sempre limitato a quello che è la fedeltà dell'originale nella maggior parte delle cose, ma cambiando alcune cosine che erano oggettivamente figlie del suo tempo o cose che sono proprio da cambiare. Quindi, non fanno come con Resident Evil, cambiando tutto, ma comunque qualcosa penso che cambieranno. Bene, vabbè, buono a sapersi, ragazzi, questo era il gameplay, anche commentatemi, fatemi sapere che ne pensate. Adesso posso scrivere, ciao, come stai? Ciao, non c'ha Isaac, non Isaac, ah va, mi viene così, Isaac, ciao, benvenuto in chat. Mi sono perso, abbiamo visto il gameplay di Metal Gear che è stato portato per la prima volta, diciamo, in diretta. Sei Rasputin? Sì, sono proprio io, sono resuscitato per l'ennesima volta. Quante mancanze che ha chiesto per colpa di WoW, non è uno scherzo, è veramente così. Remake grafico con accorgimenti nel gameplay. Sì, è esattamente quello che mi aspetto. Dave Zombie, grazie mille del raid, oltretutto. Grazie, grazie di cuore. Fire Joe, It's Cooney, Anonymous, ciao, grazie dei follow, ragazzi. Benvenuti. Dai 5 minuti a commentare una papera. Sì. Questa è proprio una cosa abbastanza tipica, mi verrebbe da dire. No, anche se come sta andando? Guarda, non mi lamento di certo in quest'ultimo periodo. Sono un po' disintegrato io di salute, però tutto il resto sta andando bene, quindi bene così. Maledizione, è finito ogni cosa. Finito la Coca-Cola e mi si è scaricato lo svapatore. Stavolgere la natura è un gioco così importante, sarebbe stato ridicolo. Io infatti sono abbastanza d'accordo. Mettiamo sulla parte buona allora, e infatti è quello che sto facendo. Ecco, però secondo me non succederà lo stesso col primo Metal Gear. Secondo me lì il gameplay un po' lo cambieranno. Qualcosa almeno. Il rapporto con la saga di Metal Gear, ho giocato solo il primo.
Bere la Coca-Cola Zero come mangiare la pasta al forno senza polpette. Ti dirò, col passare del tempo non solo mi sono abituato, ma ora mi dà quasi fastidio bere la Coca-Cola normale. Mi sembra di bere il caramello liquido. Quale gioco aspetti più questo fine anno? Sai che sono due. Uno, il nuovo Life is Strange, ma so che per l'ennesima volta mi illudo. Diciamo così. E poi aspetto Indiana Jones. Sono veramente curioso di vedere com'è. Parte la mia routine mattutina e serale, attualmente continuo così. Grazie mille, molto contento. Il remake di Silent Hill 2 sarà più o meno come questo? Beh, di quello abbiamo visto già di più. Però quello è un altro gioco che non ho giocato, che sto recuperando grazie al remake, quindi... Picchiaduro gioco qualcosa, ma più per fatti miei. Stavo per chiederti anch'io su Silent Hill 2. Alzo le mani anche lì. Purtroppo sono i recuperi di una fase che ho giocato e non giocato. Indiana Jones sono molto curioso. Ci vuole coraggio a cambiare il primo senza Kojima, il rischio del cagatone è altissimo. Ragazzi. Purtroppo non penso che rinunceranno a farlo per questo. Re Fantasio, ho giocato la demo, sembra carino. Sì. Non ricordo il canale, due ragazzi stanno distando per colpa della chiave di notte. Non me ne frega assolutamente un cazzo di niente. E non parlerò minimamente di questa cosa. Indiana Jones saranno le storie dei film? No, dovrebbe essere un'altra storia, ma il vibe è invece quello dei film, tantissimo. Indiana Jones non è multipiattaforma, ma lo sarà, perché hanno già annunciato la data di uscita per PlayStation. Rimane tipo 6 mesi, esclusiva Xbox. Sherlock Holmes e Frogware ne ho provato giusto uno. Un po' legnosetto, diciamo così, però sembra figo. Serie TV preferita tipo di sempre? Oddio, di sempre non lo so. Ci dovrei pensare. Su due piedi però mi viene Dr. House, perché l'ho proprio adorato a un livello... In quale genere ti identifichi? Cosa, di videogiochi? Galactico, ciao. Genere videogiochi che proprio non digerisco. Mi verrebbe da dire gli sportivi, ma in realtà non è che... Cioè, se uno mi chiede di fare una partitina a FIFA o qualsiasi altro gioco tipo quello, alla fine me la faccio. Non è che li odio quei giochi, però sicuramente non sono i miei preferiti. I simulativi puri. Questo, secondo te, è Lupus. Che bello. Il dottor Casa, sì. Dopo, come vedo, il gioco non è inclusivo, esistono anche altri animali giocati oltre la paperella. Che ci vogliamo fare? Questi giapponesi non sono ancora abbastanza avanzati per prevedere questo tipo di inclusività. Così valga per tutti. Quale Metacritic ti sentiresti sicuro a ritoccare? Come vi ho detto, ho giocato soltanto l'uno, quindi non lo so. Per me sarà una riscoperta, praticamente. Twin Peaks non l'ho visto. Allora ragazzi, come vi stavo dicendo prima, durante lo State of Play, tra i vari giochi che hanno presentato, ce n'è uno che ha attirato molto la mia attenzione e anche l'attenzione di tante altre persone, ok? Il gioco è Hell Is Us. Non si è capito tantissimo dallo State of Play, ma proprio nelle ultime ore è venuto fuori un Extended Gameplay. E quindi lo stiamo per vedere per la prima volta e sono molto curioso, perché è una cosa che lì per lì mi ha attirato assai. Quindi... Adesso noi bloccheremo la musica, ecco qua, pronti? Ecco, Hell Is Us, Extended Gameplay. Ah, c'è proprio i sottotitoli in italiano, ci sono? Non me l'aspettavo minimamente, che figata, una volta tanto. Sottotitoli in italiano proprio nativi, perfetto. No, non sono come quegli altri. Questi dovrebbero essere sottotitoli fatti bene. Creative director and the art director on Hell Is Us. I hope you enjoyed the trailer that you've seen recently. Today vedo che funzionano. We're going to show you a bit of gameplay, a bit more than what you've seen in the trailer, and I hope that you will enjoy this part greatly. All right, so let's start with the basics. No, scusate un attimo. So Hell Is Us is set to be released in 20. Perdonatemi un attimo, com'è sta storia? Perché no?
Un attimo, fatemi ricaricare la pagina. Everyone, my name is Jonathan Jacques-Belletet. I'm the creative director and the art director on Hell Is Us. I hope you enjoyed the trailer that you've seen recently. Today we're back in the spotlight. We're going to show you a bit of gameplay, a bit more than what you've seen in the trailer, and I hope that you will enjoy this part greatly. All right, so let's start with the basics. So Hell Is Us is set to be released in 2025. No. It's for pretty much everything. So Xbox Series X, PlayStation 5, forse compaiono dopo. And PC. So the game is a bit of a take. Ti dimenticato il file? 1990s. We're a team of passionate. Vabbè, chi se ne frega, l'importante è il gameplay. Sì, senza dubbio è colpa dei poteri forti, sì, sì. And we have a lot of love for how the games in the 90s were made and how they were played and experienced, especially the fact that you know, there was no handholding, there was no silver plattering. You kind of had to figure stuff out by yourself. You were really in control of your exploration and your own discoveries, and this is what we're trying to do. Questa è la versione alfa del gioco. Obviously, with modern flair and kind of like modern knowledge of game design and whatnot, but very much put you back in the driver's seat of your experience and of your exploration, and then the result and the joy of your discoveries. So, ok, non ti prenderà troppo per mano. Of a vicious civil war. You play the role of Remy. Remy is actually from Hadia. He was born lo so, ragazzi. Dovrebbero esserci sottotitoli in italiano, c'è proprio scritto, ma invece no. And what I mean by that is Hadia is a hermit state, is a turtle state. It's completely closed off on itself. Nobody goes out, nobody comes in, and that's why Remy's mom decided to smuggle him out so he can have a better life. He grew up in the foster home system, or the foster system in Canada. He's always wanted to come back to Hadia. He wants to find his parents again. He wants to kind of like confront them. He's got a lot of questions for them. He understands why they abandoned him, but yet, okay, sta raccontando tutta la storia del personaggio, quindi c'è una forte trama. And there's like a loop that hasn't been closed properly for him towards this situation and his parents. When the game starts, Remy has finally been able to infiltrate Hadia during the brutal civil war that I was talking about. Remy is a ON peacekeeper. He quit his post, he went AWOL, infiltrated the country, and this is where the game starts. Remy remembers two things, and that means the players remember two things. It's that his village of birth was quello è il salvataggio. Jova, and his father was the blacksmith of Jova. Those are the only clues you begin the game with, and these are the only clues that okay. Remy also know. So equipped with this, hai solo due informazioni. Clues, dove sei nato e chi sei? You must be lost to wander around Sinedra Forest. I'm afraid I have very little to offer. A group of strange-looking soldiers arrived here last night in an APC. And perhaps you can ask them for help. It's not the first time I've seen them. They always seem to be snooping around here for something. They parked their APC just beyond the woods, to the north. Le animazioni non mi dispiacciono, in effetti. What's in the woods? Follow the wind chimes. Ah, ma c'è tutto... Guardate! È proprio investigazione, quindi è molto investigativo. Ok. Take this key to unlock it. Okay, so let's talk about this design philosophy that I've mentioned earlier, which is, you know, I said the word silver plattering is something that I had been thinking about for quite a few years, and the team as well, which is, if you look at modern day or contemporary adventure games and RPGs, pretty much everything is given to you on a silver platter. What I mean by that is when you explore, everything appears in front of you. You know, you have your compass on top of you that's like a sixth sense, like a magical sense that detects, you know, all the caves and all the cool stuff around you and the towers and this and whatnot. It just appears magically. And you have your map, and you have your mini map, and you have your quest markers, and you have your objective markers, and you can drop your own markers, and you have your quest journals, and it just never ends. And if you think about it, what happens with that is that you're not truly, truly exploring. You're just kind of like flying by wire. And when you find something, it's not really your discovery. It was kind of handed to you on a silver platter. So what you're looking at now is we're having a discussion with a bloke named Ernest Cadell. He's telling us certain information, and then he tells us it's quite far. You need to hitch a ride. You might find people that are willing to give you a ride. It's up to the north of my house, so you're gonna have to use your compass, but your real compass, right, with the coordinates on it, north, okay, south, quindi east, west, non c'è la minimappa, non c'è la guida, non c'è il punto della quest, è pura esplorazione. I catch them there for my kids when they were young, because they kept getting lost in those bloody woods. And then he tells you, follow the sound of the wind chimes, and you'll find your way on the other side of the woods.
that's how we do it. It's very organic. Devi proprio leggere very realistic, you know, la descrizione della quest che ti dice dove andare. So the environments, the visuals of the game are not just there to illustrate, they're there to communicate. So you need to play the game, you need to open your eyes, you need to open your ears to what NPCs tell you. Oscar, and you'll find your way. In più, uno dei più talentuosi dev in circolazione, ex art director di Alice Montreal. Ok, ma non lo conoscevo. Il gioco sembra davvero tanto esplorativo. A schermo non c'è niente, non c'è la UI, non c'è nulla. C'è solo proprio l'esperienza del gioco. Opzione per avere o non avere i marker? No, probabilmente non ce li vogliono proprio. There's not going to be any artificial kind of ways that are going to help him or tell him what to do. Remy's not going to start talking to himself or i.e. talking to player with, you know, little okay. clues or whatever. Okay, really ci sono i puzzle. And in the way that the player plattering is inserted in this, we have a good example here with your trusty drone named Cappy. By the way, you can tell now that Remy has his poncho and he has his sword and he has his drone. So it's after he's acquired them, right? Because at the beginning of the game, you saw he was not dressed like that. Now there's a reason why he ends up dressed like this. There's a reason why he needs these things, this equipment, but we don't need to get into these details today. So anyway, there's an ancient language in the country and you kind of find it throughout the game. And the drone has a software, one of his many softwares, and this specific one can translate the ancient language. So this puzzle, the way that it works, you need to kind of like explore and observe your environment around this specific puzzle in order to find the clues on how to solve okay, it. Okay, si tratta di trovare gli indizi che poi ti portano a risolvere quello specifico puzzle. And you il drone those old texts, it gives you little passages of a traduce poem, le cose. Or a psalm or something like that. And through what they tell you and the order in which they seem to ti orienti quei punti di interesse sì you find your clues on what this puzzle does and how to solve se il genere di io c'ho un pessimo senso all'orientamento mi perdo in un secondo purtroppo but things are there the answers are there and you have to explore and again I repeat it you have to open your eyes and open your ears and you'll figure it out. Magari mo vediamo quando inizia il combattimento, questo ancora non l'abbiamo visto. So by now, you've seen a lot of what I guess is like exploration and looking around and talking to people and doing puzzles and all that kind of sweet stuff. But if you've seen the trailer, non è Souls-like, ma c'è la stamina, ok. There's another big aspect to the game, which is third-person melee combat. So we like to say that the game is 50% exploration and 50% combat. The game is not 50% esplorazione, 50% combattimento. Walking around and figuring stuff okay. out. It's the combination of both. Il gioco è Hell is Us. The way that we've combined them is quite refreshing and quite unique. È possibile abbonarsi via Apple Prime? So, credo like di said, sì. Combat is an integral part of the game. I do want to emphasize oh, ma non ti piace che oh cacchio. A Souls-like game. The game is a lot more mid-core. It's have fun, get in it. And hack and slash, it doesn't mean it's easy, it's not overly hard. There's a learning curve, there's subtleties, there's little things that we've invented just for the flair and the flavor of Hell is Us. It's very crunchy, I think the friction is pretty good, and I hope you'll enjoy it. Uh-oh. So there's a wide variety of enemies in the game. So we have kind of like the more common enemy type, which we call the Hollow Walker. So it's these kind of little white enemies that you can see here with the holes in their faces and their chests and whatnot. So obviously there's a reason why they're called Hollow Walkers, and there's different types of them and different kind of tiers of strength. Ma sono diversi tipi di queste. Facing pretty much the biggest threats in the game, it's what we call like a dual entity. So it's like a Hollow Walker has a haze inside of it. So it's when the haze is present. I'm not gonna get into the details right away of what the haze represents. It's all part of the lore and what you will figure out in the game. But when you're facing a combo like these dual entities, and it can go to like three of them, four of them, there's the herders, there's the fervents and different types like that. But that's when you really need to master the combat system. That's when you start having to use all the tools and techniques at your disposal. The drone has tons of skills to upgrade it, and the drone is very much your little sidekick to help you in fighting multiple enemies at a time. He's not a sidekick in the sense where he talks and he has an AI. He's very much a drone that has its own protocol to do this crowd management during the combat.
So you have your different weapons, you have your limbic skills, attack to weapons, which is basically you can see as your magic, even though in the game it's not considered magic, it's kind of like a non è punitivo, quindi stai tranquillo. Ah, in questo sì, almeno. Bene. È quello che cercavo di fare, di capire. E vi dico, il combattimento non mi sta esaltando per niente. Però non lo puoi mai sapere fino a quando non lo provi del tutto. So like I mentioned, here specifically you can see a combat against a limbic entity that has multiple hazes attached to the Hollow Wanderer. That's when it gets really complex, it gets very overwhelming because you're alone, but you got your trusty little cat. So you need to use its skill. So for example, Cappy has a skill where you can distract an entity, either a haze or a hollow walker. You can use the forward charge, which is one of my favorite. You also have the typhoon. You have the super dash skill. Hey, Oscar. It's another one of my favorites, so you can start dashing. Ti ricordi quello di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa? L'ipotesi di puntini puntini? Ecco, mi sa che questo sarà il caso. Hai presente? Non so se mi spiego. Weapons that allow you to take care of these enemies in much more powerful and kind of like impressive ways. That's when the VFX and the sound effects all come together and give you this combat bang that we all like and love. Okay, so now let's take a little pause from the combat and let's quando go vuoi back lo ribalto come un calzino. Ah, a posto, perfetto. Ops, gente, grazie di follow, ragazzi. Oh, mo vediamo questo però. Ah, c'è proprio. Ok, quindi il menu dell'investigazione c'è. Quindi tutti gli indizi li puoi sempre ritrovare, questo è importante. Remy and the players are at a ratio of information which is 1-1. It's in Akasa Marshes. It's quite a ways from here. So one of the tools that we're providing you to still kind of help you a bit and manage this 1-1 kind of like knowledge ratio is your data pad. Think of it as a bit your investigation wall, if you want, but in a digital 90s format. So your clues, your leads, the important people that are related to your investigation, trying to find your parents and a lot more eventually, are all stored here. They're linked together by the relationships, and now it's up to you to go and investigate about them. Ecco, questo colpo d'occhio è bellissimo invece, ragazzi. Nel senso, a vederlo sembra molto intrigante. Quella che sarà la parte più interessante, investigazione, storia, puzzle, il mistero del mondo. Potrebbe, sì. Leads or clues or ideas that you have in your head of what you're supposed to do or where you're supposed to go at any given moment, you will also be attracted by a lot of points of interest or just little things in the environment that pique your curiosity. And as you walk towards them or explore, that's when you'll start also making a ton of like peripheral or side discoveries on your own, things that you cannot solve right away or things that you might think that there is a thing to be done with it when there's none, and it's all part of the fun stuff and the kind of like experience that we're providing in the game. So as you can see here, there's a tree with people that have been hung. Like I said, this takes place. Combattimento per me poco interessante, il resto sì invece. Sì. Poi di mio ci metto che mi perdo facilmente e i giochi senza i punti perlomeno che puoi mettere tu o cose del genere, santi Dio, fanno veramente impazzire dopo un po'. And even more of your own exploration and investigation to figure out what it's linked to and what you can do from it if you want. No, allora, dovrebbe essere una nuova IP. So here we are in a dungeon in the game. So yes, the game has dungeons. This was really important to us. Oh, like I said, in the beginning, I was a bit of a love letter to games from the 90s. But one of the challenges was the game takes place in a contemporary setting. The game takes place in 1993. And yet we still wanted dungeons in the game. And I didn't want the dungeons to take place in an abandoned metro station or, you know, in an abandoned factory because it's the modern era. I still wanted the dungeons to be very ancient things. And this brings us to another very important bello. Aspect of the game, or one of the very important themes of the game, which is history, historicity, deep history. So history that goes even before history. So there's a lot of mysteries and a lot of lore. Quindi, and the origin of what's going on. Scoperta non soltanto di indizi e cose del genere, ma scoperta della storia del posto che ti viene raccontata pezzo pezzo. Questo un po' come nei Souls, cioè devi trovare delle cose che ti raccontano la storia del luogo. No? Which also I think is something quite interesting and unique that we're doing in Hell Is Us.
Thanks a lot. Thanks for being with us. I hope you enjoyed it. I'm extremely grateful to have you guys following us, the team as well. So just to repeat, the game Hell Is Us will be released in 2025 as Xbox Series, PlayStation 5, and PC. And there's a lot che more uscita 2025 comunque. Confermato. We'll explain other aspects of it and get into sometimes a bit of the minutia. So stay tuned. La direzione artistica sembra molto ispirata, però la realizzazione tecnica mi pare una di quelle cose che... Vabbè, adesso ne parliamo un po' meglio. Ok, allora sentite, vi dico, ammetto che nel primo trailer ero un po' più interessato. Adesso che l'ho visto in movimento, soprattutto il combat system mi ha lasciato molto 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 perplesso. E ho come l'impressione di che sia una di quelli che veramente non riesce ad andarmi giù. E però il resto onestamente sembra carino, nel senso che va veramente a gusti. E molto sull'investigazione, non ti prende affatto per mano, ti mostra il posto, ti dà degli indizi, ma dopo te li devi andare a cercare tu in giro. E questo a molti piace, a me per esempio non tanto, perché ho un pessimo senso dell'orientamento, mi perdo tantissimo e ho molta più voglia di giocare a ciò che il gioco mi offre piuttosto che andarmi a cercare delle cose per ore e ore e ore a girare così. Ma dal punto di vista della direzione artistica questo mi sembra veramente molto ispirato, perciò ho come l'impressione che sia rivolto a un certo tipo di giocatori, ok? Quindi potrebbe essere benissimo un buon prodotto. Se per voi non sono particolarmente importanti il combat system e diciamo la guida e le cose a schermo, e date molto più peso alla storia, a quello che vi viene mostrato, all'ambientazione, allo spirito, al piacere della scoperta, questo mi sa tanto che potrebbe essere una gran figata per quel tipo di giocatore lì. Quindi è tutto quello che mi viene in mente, purtroppo dal lato mio, però è una cosa personale, sono un po' deluso, perché speravo in un qualcosa che mi potesse, un po' attizzare dal punto di vista proprio di gioco pad alla mano, e invece ho avuto l'esatto opposto, però ci sta, ragazzi, io credo che dipenda tanto dal gusto in questo caso, perciò vediamo che cosa ci offrirà di più, tanto uscirà il 2025, lo vedremo sicuramente ancora un po'. Un po' solo River? Ho visto forse la stanchezza. Oddio, non lo so. Ah, tu dici per le cose che devi risolvere tra le rovine, le cose. Ok. Sì, parli sul gameplay, l'abbiamo appena visto. I was the night, a proposito, grazie mille della sub con Prime. Grazie di cuore. Il gameplay da un certo punto di vista mi è piaciuto, da un altro non tanto. Soprattutto il combat system. Soprattutto quello mi ha lasciato molto perplesso. E siccome ho idea che comunque di riffo di raffa nel gioco si combatterà un bel po', e lui stesso ha detto che è 50 esplorazione e 50 combattimento, non lo so, sono rimasto un po' perplessino. Lo ammetto. Siamo misto tra un Souls e un RPG, o un Immersive Sim. A me è sembrato una via di mezzo tra un Souls e un Immersive Sim. Enigmi ambientali e combattimenti non centrali del gameplay, non nell'ambientazione o altro. Però per esempio c'aveva degli scorci veramente fantastici e sembra che tutta la... come hanno realizzato bene i luoghi e gli enigmi e queste cose sembra davvero figo. Anche i personaggi sembrano belli, ma anche la storia mi sa tanto che è bella, perché sembra che stia puntando su questo il gioco. William, grazie mille del follow. È possibile che Multiplayer abbia già provato il gioco se è stata fatta solo un'alfa? Beh, dipende, non è certo la prima volta che succede in continuazione che viene dato l'accesso a una versione, diciamo, preliminare a testate, esperti, content creator, eccetera, eccetera. Di che gioco state parlando? Di quello che abbiamo appena visto. Hell Is Us, che è quello che hanno presentato recentemente durante lo State of Play. A me sembra interessante, vediamo quando uscirà. Sì, dipende che cosa vi interessa all'interno di un gioco. Ah, aspetta, Multiplayer l'ha provata la Gamescom, ma era sotto embargo finora. Ah, ok, ecco, questa è un'altra cosa che succede. A volte viene dato la possibilità di provare un gioco, però ti dicono ancora non ne puoi parlare fino a questa data.
Quindi ci sta. A maggior ragione. Barbascura, ti amo. Grazie mille del follow. Ok. Ora ragazzi, datemi solo un secondo. Torno subito. Ok, rieccomi. Scusate ragazzi, sono andato a ricaricare lo svapatore, a cambiare le pile e a prendere la cocazza. Ora, ragazzi, ciao, trovo interessante, te l'avevo chiesto di cosa ne pensi del completo abbandono di BGE3 da parte di BGE2? Abbiamo God and Evil 2 da parte di Ubisoft? No, non è il completo abbandono, lo stanno ancora sviluppando, però evidentemente non sta andando molto bene. Ci stanno mettendo decisamente più del dovuto. Perché fumate tutti per finta? Ok. Qualche interesse per la VR? Sai, non tantissimo. Ce l'ho, c'ho il PSVR 2. Però non è mai riuscito a prendermi più di tanto. Seguo da poco ed è uno dei pochi canali di spessore che abbiamo in Italia. Di spessore, addirittura, grazie mille. Niente scontato, una grande cultura e ricerca. Continuo così, un abbraccio. Grazie mille, però sono solo un giocatore, non sono un giornalista né un critico. Magari poi sensazione a pad con la vibrazione? Cosa? Come? Mi è mancato proprio vedere l'impatto dei colpi del combat system. Non sono un grande fan, quando colpisci i nemici non vedo un effetto effettivo tranne le barre della vita che si abbassa. Capisco cosa intendi e a livello di game feel ho anch'io le mie sospetti, però di nuovo questo bisogna vederlo, non si può essere sicuri. Server PSN, sono rimasti down per quasi 7 ore. Oh cacchio, ok, da una vita che aspetto, Remaster mi ha fatto un po' tornare la speranza. Lo so, ma Ubisoft ha confermato che è ancora in lavorazione. L'unica cosa... tanto adesso non sei la di TikTok, riempi la camera di fumo. Sì, infatti, mi sto tipo sfogando. Dopo, lo svapatore c'ha un problemino. Lo sportellino della pila ogni tanto si apre da solo e si spegne. Ah, non lo sapevi? Come fai a saperlo se non hai giocato alla PlayStation durante la giornata di oggi? No, il DC Starfield non sta cominciando secondo le prime recensioni su Steam. Mo lo vedremo nelle news. Alone in the Dark 2008 non piacque a nessuno, ma apprezziamo un po' la scrittura sopra la media. È vero, l'ultimo Alone in the Dark che è uscito poco fa, cioè, diciamo, recentemente l'ho giocato. Non era bruttissimo, però... Spoiler sul prossimo ospite del podcast. Due giornalisti che conoscete. Wink wink. E no, non sono quelli che pensate. Forse. Ok. Allora. Hai più speranze per Shadow o per Ghost of Yotai? Ghost of Yotai tutta la vita. Sucker Punch secondo me è ancora... Cioè... ha dimostrato quello che è in grado di fare.
Ah, tanto non ve lo dirò mai, ragazzi. Chi sono? Perché deve essere una sorpresa. Ok, se volete essere i primi a saperlo, escono prima su Patreon. Wink wink. Allora, adesso. Bam! Eccoci! No, non si sa ancora quanti preordini ci sono stati per PS5 Pro. Non ci sono numeri. Sono news ovunque a riguardo, quelle varie sempre... le news a ruota. Ancora le devo leggere, le news delle ultime ore. E ancora le devo fare le news. Wow, Hunter! Ma che cazzo... Così debotto? Io non so più che cosa devo dire. Ho finito il vocabolario adatto ai ringraziamenti. Grazie le 10 sub in regalo. Grazie, grazie, grazie di cuore. Cioè. Oh, il numero di sub è completamente fuori da ogni logica. Va bene. Vabbè. No, non si sa perché è stato down il PSN, a quanto pare. Vedo ora il nuovo contenuto. Arriverà, arriverà. E a questo punto cambia il sub goal. No, per decenza personale. Mettere qualcosa sopra le 800 sarebbe davvero troppo pretenzioso. Non lo voglio fare. È fuori dalla grazia di Dio questo numero. Per le dimensioni del mio canale, intendo. Va bene. George USA UK, bene ma non benissimo, e PS5 Pro, sì, qualcosa del genere, però ancora troppo presto per dirlo. Ok. Va bene, cominciamo, ragazzi. Ok gente, rieccoci belli pimpanti su Astrobot, stiamo ancora procedendo verso il platino, diciamo così. Abbiamo chiuso, mo stiamo chiudendo sempre le puntate con il ritorno qui alla casa base per utilizzare l'unica macchina gacha che mi può andare bene. Pasetti, grazie mille della sub, grazie di cuore, da poco ma ti seguo con grande piacere, grazie grazie di cuore. Hunter, figlio di Nostro Signore che moltiplica le sub. Direi di sì, mi accodo. Ok. Ah, giusto, qui avevamo finito tutto. La galassia perduta in realtà... Fatemi un po' vedere se... Come siamo messi qua, perché... Mi sa tanto che... Ah, no, ok, siamo a metà. Ce ne sono due che non abbiamo ancora trovato, probabilmente però sono nell'ultima galassia. Ho come questa impressione. Che ne dite? Cominciamo da questo? Sì. Questo sarebbe l'hub dove si... Sì, la base... Si possono fare cose. Ci sono anche dei bot da trovare nella zona della base. Sì. Questo è Astrobot. Yes. Bam. Io l'ho già finito il gioco, ma lo stiamo praticamente platinando. Ok, solito volatile. Vediamo un po' se per caso c'è qualcosa qua da queste parti. Credo di no. No! Mannaggia, subito proprio, eh. Qui non sono sicuro di... Ah, c'ero già stato, ok, va bene. Qui...
beccato in pieno. Scusa, ti amo, ciao. Oh, buonasera, sono nuova. Benvenuta. Slipknot, ciao. Sì, sì, tutto bene, tutto abbastanza bene, dai. Non mi lamento. Anzi, devo dire, l'ultimo periodo benissimo. Ah, va. Questo come lo... Aspetta. Non era difficile. L'ho scoperto per caso, sì, e ho iniziato a seguirti da subito. Ah, benvenuta anche qui. Yeah! Jumpstrack, grazie del follow. Quel bot l'ho mancato, che non so come ho fatto a mancarlo. Sono un cretino, va bene. Non so come ho fatto a mancarlo quel bot. Vediamo di non rifare lo stesso errore di prima, grazie. Ok. Oh, allora, qua mi ricordo che qualcosa c'è qui, infatti. Esattamente, esattamente. Bam. Yeah, i bot sono tutti. Se non sai come funziona, prendilo ammazzate. Questa è la regola? Direi di sì. Allora è andata bene. Oh, merda! I puzzle nessuno dei due ho preso. Oh, cacchio. Oh oh, ok, bene. Qualcosa mi dice che ci dovremmo fare praticamente tutto il livello. E qualcosa mi dice che sono un idiota. Va bene. Gioco da PS5 in questo momento, perché Astrobot c'è solo qui, almeno per adesso. Non è che per caso... Avete visto il fantasma burlone? Eh? Era un burlone? Sì, lo è, lo è. Molto burlone. Via. Il volatile non mi sta dando segnali di niente. Oh, salve. Che tenerezza. Intanto lui. Grazie. Ah, va. Che tenerezza. Oh, è quello? Come lo piglio quello? Ogni tanto la prospettiva mi fotte che è una cosa grossa, oh. Grazie, gentilissimo questo. Ricordate che vi stavo dicendo della prospettiva? Ecco, sì. Bene. Il gioco è bellissimo. L'app di Twitch da cellulare non è uno spettacolo, no. Vai, è uno. Trovato. Mi sto rendendo conto che alla prima ondata ho mancato delle cose veramente... Oggi devo dire che sto facendo veramente schifo.
Andiamo, va. Ci pensiamo troppo. Oh, salve. Bene, fantastico. Oggi proprio pietà e compassione, ragazzi, eh. Ma proprio senza... senza colpo ferire. Senza pietà. Sì, questo livello è molto carino, è vero. Aspetta, oh, sì, ok. Sì. Mister già fatto, no, ecco, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. Aspetta. Ecco, perfetto. Beccato in pieno. In effetti non avevo pensato che potevo fare così. Perfetto. Trovato quello che mi serviva, addio. Oh, qui manca solo un bot. Vabbè, dai. Facciamo. Questo è probabilmente uno dei livelli più belli in assoluto, se me lo ricordo bene. Ehi Oscar, se ci sei ancora non ti ho mai chiesto se ti piace Astrobot. Perché per come sono io, cioè, ormai mi conosci, io apprezzo talmente tanto come hanno lavorato a questo gioco che è proprio... Io non ci posso... Mannaggia. Vabbè, che cosa ci vado a fare? Ok. Beccato. E qua che pensavo di aver raccolto praticamente tutto. Invece no. Oh? Ma che sei serio? Ma era di una semplicità imbarazzante trovarlo. Però molti livelli fantasmi Super Mario 64. Cioè, questo gioco assomiglia clamorosamente ai giochi di Super Mario 3D, ragazzi. È evidente, ma proprio... Infatti... Vedo che sta girando sull'internet una cosa di cui molti si sorprendono, no? Tipo di cercare di fare i paragoni con i giochi di Super Mario. Veramente... come se non fosse evidente a chiunque abbia giocato Astrobot tipo solo 5 minuti. Ok, abbiamo finito anche qua. Va bene, ci è voluto molto meno di quanto immaginassi. Voci in contemporanea in live? No, non dovrebbe. Ok, allora, ne manca uno, però siccome dobbiamo scoprire degli altri pianeti, preferisco continuare qua. Abbiamo iniziato a tritare e continuiamo. Allora, chi semina, chi semina vento? Allora, due bot e lo sbirulo. Sì, ma ho la testa per altre cose, un periodo più calmo sicuramente, che non capiterà, ma dettagli. Sì. Bene, ormai mi conosce abbastanza bene che quando sento questo game feel sul pad io impazzisco. Anche questo livello è molto bello. Allora, probabilmente non serve a niente, però... No, non è vero che non serve a niente, se no come ci arrivo lassù? Ok. Oh, salve, zucca inutile. Anche i livelli con la navicella ricordo Star Fox e Super Nintendo... non così tanto.
Ma secondo me, raga, qua, nel senso che... Oh, oh, guarda qua. Non l'avevo notato prima. Bam. Eccolo qua. Gioco mi ricorda un sacco anche un altro gioco, non so. Non so qua. Oh, cosa? Dove? Dove? Come... come diavolo? Aspetta, no, ok. Mi sa che so cosa devo fare. Però aspetta, un attimo. Credo di sapere cosa devo fare per arrivare lì. Molte vibe alla Spyro, non solo quelle. Bam. Questa è una di quelle cose proprio segrete. Ma che... ma cos'è? Ma va. Però mi sa che questo è... come l'impressione che sia il vortice. Forse non ho tagliato bene tutto. Non so, cos'altro devo fare qui? Magari... boh, non capisco. Non so cosa devo fare qua. Vi giuro, non lo so. Non me lo ricordo. Non mi ricordo cosa devo fare qua. Cioè, devo chiaramente andare qui, ma non so che devo fare. Il laser sull'anello? Aspetta. Ah va. Non me ero accorto. Ok, scusate. Perdonatemi. Ok, sì, però... poi ci devo tornare. Ok, ok, sì, sì, scusate. Non avevo colto. Allora, sì, bellissimo, però... l'ho già fatto l'altra volta, completamente dimenticato. Beh, ragazzi, come dire, che facciamo, non la facciamo? Ninja nel terrore. Livello completamente nuovo, non l'abbiamo mai visto questo. Oltretutto è la prima ondata, quindi... quindi non c'è il volatile. Devo stare attento e vedere dove sono tutti. Che simpatia.
Ah, è quello? Aspetta. Ok, dimmi che è il primo. Ok, grazie. Cash Bandicoot livello cinese sul ponte. Oddio, mi ricorda qualcosa in effetti. Ok, non c'è altro se non questo, giusto? Oh, di nuovo? Ok. Non posso colpirlo con questo, vero? No, mi sa di no. Aspetta. Ma che simpatia costui. No, non ci sono arrivato. Mannaggia. Aspetta un attimo, perché ho come l'impressione che io debba tagliarli in realtà con un certo criterio, sapete? Tipo così. E tipo, che ne so, così. Cazzo, forse sono un po' troppo alti però. Un attimo. Un po' troppo. Sì, lo so, l'ho visto quello. Stavo mirando anche prima. Ok. No, è andata, perfetto. Ho fatto quello che volevo. Sì, tra cui morire. Vabbè, comunque quello l'ho preso. Perfetto. Bam, salve. Bam. Ah va. Oh, grazie. Bene. Per fortuna ci sono entrato qua. Oh no, questo. Questo è stronzetto. Ah, la scimmia. Bellissimo. Aspetta, guardiamoci un po' intorno perché... No, vabbè, qui c'è... Ho appena preso il pezzo del puzzle, dovrebbe andare bene così. C'è qualcos'altro qua? Credo di no. A parte forse questo, che però non porta da nessuna parte. Ok, c'è un altro di qua? No. Wow! Grande. Altro bot, li sto beccando tutti per adesso. Vi saluto se non mi spoilerò troppo a sto bot. Grazie, che bella, figurati, capisco. Salve. Un altro. Così? I bot de bot. Che bello che è sto scenario, guardatelo. Ma soprattutto la fisica delle foglie, cioè veramente fighissimissimo. Aspetta. L'avevo visto. Ah, però ci sono solo monete. Ok. Aspetta.
Mi sa che devo... Ah, no, aspetta, ma cascano. Ok. Ok, sono a tempo. Va bene. Allora, io ho preso tutto quanto. Credo che vada bene così. Qui. Wow. Che cavolo è sta cosa? Aspetta, 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 aspetta. Via, 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 via. È fantastico. No, no, ciao. Potevo salvare prima, ho corso un rischio inutile. Fantastico, benissimo. Sentite, manca solo un bot. Perfetto. Perfetto. Perfetto, dai. Mo' è finito il livello. Ho raccolto tutto. Quindi sicuramente mi hanno fatto lo scherzone. Ok, va bene. Tenere scenette. Oh, salve. No, questi stanno facendo il picnic. Poveri. Non so se sentirmi in colpa o meno. Deciderò di no. Cacchio, ok. Ah, devo solo arrivare alla fine. Ho già raccolto tutto. Ne approfitto per fare incetta di monete perché mi servono per la macchina gacha. Wow, wow, wow. Oh, cacchio. No. Me l'ha freccata. Maledetto. Va. Au. Ah, è così che funziona. Va bene. Ok. Niente, oh. Mi ha fregato di nuovo. E mirare col pad in questa maniera è veramente fastidioso. Quasi mi viene da disabilitarla sta cosa tutte le volte. Allora, dov'è? Di qua, di qua. No, no, guarda. È veramente scomodo. Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Non lo vedo. Dov'è? Dai. No, di qua, di qua, di qua. Mi salti fuori, tu bastardo. L'ho preso completamente a culo. Lo ammetto proprio candidamente, raga. Yeee. Guarda quanti fiori di ciliegio. L'ho mancato. Grazie.
E che facciamo? No, vabbè, questo me lo tengo per dopo, perché tanto c'è un altro mondo che sarà nella prossima galassia, sicuro. Allora, l'unico problema è che, con tutta probabilità, eh sì, perché qui mancava un bot. Sì. Abbascura, ciao. Alright. Oh, l'uccellino. Ah, va. Sono un ebete. Niente, io nella convinzione. Ah, tanto ci sono già stato, no? Mica avevo preso il volatile. Ma tu guarda. Sono andato dritto senza badare a niente. Gran gioco, terminato pochi giorni fa, dei momenti in cui ti fa bestemmiare. Qualcuno sì, qualcuno sì. Però alla fine comunque resta accessibile, non è un qualcosa... Non è un gioco stronzo, insomma. Mo' le monete le prendo perché mi serviranno per finire la... Ah, a proposito, giusto. C'è sta cosa che... No, aspetta, scusa. Sta cosa che gonfi il pallone è... Cioè, è stupenda. E questi che li fai esplodere così pure è bellissimo. Cosa abbiamo qui? Ah, ok, grande. Me l'ho scordato di sta cosa, ok? Ah, grande. Ah, l'avevo già scoperto qua. Ok. Ciao, Maxun. Wow. Ma guardate che figata. Oh, cosa? Ma davvero non l'avevo visto? Non ci posso credere. Non avevo visto questo? Beh, ok. Portare anche Silent Hill 2 Remake? Yes. Perché che bello, guardate il mio momento fumo. Visto? Sono qui anche per questo. A proposito di momento fumo. Eppure Chiara si può... Ah, ciao Chiara. Alex Enem, Guerro, grazie mille dei follow, ragazzi. Morti di paura, due bot e un pezzo del puzzle. Ok, dopo devo fare i livelli quelli bastardi, raga. Thank you.
qui mi ricordo, in questo livello qua, mi ricordo di essere stato particolarmente attento, ma... ma niente da fare, non ho trovato mica... tutti quanti. Aspetta, 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 aspetta. Servirebbe... aspetta, ma... dov'era quello del tempo? Forse qua devo tirare questo? La risposta è sì. Eh sì, l'uccellino è 200 monete ogni volta, sì. Però lo devi pagare, cioè 200 monete in realtà una volta sola. Per ogni livello. Poi se rifai il livello l'hai già pagato, insomma. Oh? Cosa? Dove? Ah va. Non me ne ero minimamente accorto. Zero sotto zero proprio. Questo proprio no. Quell'incazzoso. Ah, giusto, ok. No, mi sa che ci sono già stato lì, però non si sa mai. Vabbè, se non altro ho preso delle monete. Ok, il volatile tace. Guardate che bello l'esplosione ferma nel tempo, è stupenda. È fatta veramente da Dio. Ma guardiamoci un po' intorno perché sai com'è. Ah, ma fregato, non l'avevo visto. Vabbè. A parte che lì è inutile tornarci perché mi sa che avevo già preso quello che mi serviva, però vabbè. Per sicurezza. Pare non ci sia nient'altro. Ok. Il puzzle era dietro? Come dietro? Dove? No, no, non può essere. Sicuramente l'avevo già preso. Il puzzle che mi manca è per forza più avanti. La ti vai a nascondere? Un po'. Io che stavo leggendo la chat, vabbè. So che ci siamo, di che anche se sensazione su Silent Hill, in generale non c'è stato più nulla. Non lo so. Non so davvero. Ho detto sul letto che sto viaggiando fumando e sono dentro un camper avendo un viaggio di 48 ore. Ah, minchia, ok. Te lo giuro, non l'ho visto. Guarda. Il puzzle che mi manca è il terzo. Quindi deve essere per forza più in là. Il puzzle che puoi aver visto era in realtà magari una... ecco, sono morto esattamente uguale, nello stesso modo di prima. Fantastico. Puzzle che potessi aver visto può essere che fosse un'ombra di uno che ho già raccolto, perché lascia un'ombra. Ah, questo, ok. Vediamo se c'è qualcos'altro. Era trasparente quello. E infatti mi sembrava a me. Ecco qui, mi sa che ho fatto una cazzata. Ok, perfetto, va bene.
Troppo tardi, cioè troppo presto in realtà. Bene così. Ok. Sarà qualcosa qui? Secondo me ci sono già stato. Meraviglioso. Ciao Marcotto. Sì, c'ero decisamente già stato, ok. Vuol dire che ho semplicemente trovato delle altre monete, va bene. Ah, cavolo. Devi beccare il momento giusto. E soprattutto non devi essere un idiota. No. Oh, ok, ce l'ho fatta. Ok. Oh, è lì, guarda. Perfetto. Beccato. Mi sembra il gioco però... No, è fighissimo, io l'ho già finito, lo stiamo completando giusto per platinarlo, che è una cosa che non faccio quasi mai coi giochi, ma in questo caso ho fatto un'eccezione perché è troppo bello. Wow. Ma va. Ok, visto. Aspetta, vediamo se riesco a beccarlo. È lì. Aspetta. Aspetta. Aspettate. No, per poco. Perché mi basta raggiungerlo una volta. Il resto chi se ne frega. Dai, non ci posso credere. Mannaggia, ho finito sopra. So, no, lo devo prendere in un altro punto. Non c'è verso. Speravo di anticipare, ma no, è troppo stupido fare così. Quando è un momento in cui è dritto? Lì. Ok. Vediamo se riusciamo a fare due cose contemporaneamente. La risposta è no, non riusciamo. Merda!
È bastardo da prendere, eh? E stavolta lo becco, stavolta lo becco. Grazie. Vabbè, a sto punto finiamolo il livello, perché siamo veramente alla fine, fine, fine. L'altro è proprio bello. Aspetta. Questo va bene. Bam! Dai, è bellissimo. Non c'è che dire. Bastardo. E anche questo è fatto. Allora, adesso. Questi sono malefici forte. Saga di Fallout. Ambientazione mega fighissima, mi piace da morire. Gameplay zero. Non mi piace per niente. Mannaggia. No, devo fare un solo salto. Il brutto di questi livelli è che purtroppo... Se sbagli una volta sei fottuto. Come in questo caso. La teoria richiede il platino. Ma no, non è difficile il platino in questo gioco. Sono io che sono un po' un a me. Oh cavolo! Mio Dio! Che cosa ho ripreso? Impossibile! Oddio! Vabbè, guarda! Ok, questo è stato più facile di altri. Sì, ne mancano pochi di bot. Solo che questo è il penultimo universo, non l'ultimo. Quindi ci avremo ancora, secondo me, un altro paio di puntate. Ok, vediamo quanti ne mancano in questo mondo qua. Buongiorno, aspetta. Perché mi sa tanto che... Eccolo lì. Ehi, ehi, ehi. Era quello che dovevo beccare al volo. Ok. Va bene. Ah, ce ne sono due difficili. Finire i bot sull'ultimo livello, quello lì. E poi probabilmente però ce n'è un altro. Perché ste nuvolette qua mi piacciono poco. Secondo me nascondono qualcosa. Cioè, secondo me salterà fuori qualcos'altro. Vabbè. Allora, quanti soldi abbiamo? 840. No, mi sa che me li tengo, perché mi serviranno per i vari livelli. Ho come l'impressione. Non ho molte monete, purtroppo. Eh sì. Va bene, ragazzi, allora. Sì,
Io direi che ci possiamo salutare qua con la puntata di oggi, anche abbiamo fatto un po' tardi con la live, ma va benissimo così, ho voluto continuare Astrobot. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima live e alla prossima occasione con un nuovo episodio di Astrobot. Secondo me un altro paio e dovrebbe bastare per finire la serie e platinare il gioco, magari tre, così. Magari questa settimana riusciamo a finire, ok? Grazie a tutti, mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale, seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok, più tutti i link per supportare il canale come Instagram, come Instant Gaming, scusate, e anche il Patreon, e iscrivetevi anche ai miei due canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto tramite il bot in chat. D'accordo gente? A presto!